E bentornati ragazzi in questo approfondimento post Ubisoft. Le presentazioni già sono state fatte dal nostro Alessandro. Vediamo che sullo schermo c'è Deus Ex. Deus Ex Mankind Divided. Dobbiamo fare una piccola analisi, un commento mentre osserviamo queste nuove scene che ci mostrano. Qualcuno di voi vuole parlarne, magari qualche aspettativa in merito al nuovo titolo, non so. Aspettative altissime, sicuramente, come un po' tutto queste tre, in fin dei conti. Vabbè, diciamo, le aspettative erano molto alte un po' su tutto. Ora manca Sony e Square. Speriamo, incrociamo le dita. Nintendo, il mistero di Nintendo. Cosa avrà in mente oltre Zelda, chissà e cosa. Pokémon solo il Pokémon. Ma comunque, diciamo, tu hai visto, hai fatto Microsoft con me. Yes. Per ora, a distanza di qualche ora, cosa ti ha colpito e cosa invece non ti è piaciuto? Riguardo Microsoft? Sì. Riguardo Microsoft abbiamo discusso anche molto dopo la conferenza. E cosa mi è piaciuto in particolare? La presentazione di Gears of War. Perché il gioco sembra molto migliorato e si presenta molto molto bene. Non vedo l'ora di giocarlo, anche perché posso giocarlo anche su PC, come ci hanno fatto sapere, quindi buono così. Quello che mi ha fatto un pochettino storcere il naso, ma non solamente a me, appunto perché ne abbiamo parlato dopo la conferenza, è stata il lancio, se così possiamo chiamarlo, dei Scorpio. È stato un lancio così un po' frettoloso, un po' fuori tema forse. Ma credo che quel lancio sia stato obbligato da Sony, purtroppo. Sì, sicuramente. Infatti vedremo Sony come risponderà e sono molto curioso. Per il resto l'ho trovata molto interessante come conferenza, anzi forse la migliore di oggi. Lo spunto che mi hai dato mi fa pensare che Sony, per assurdo, facendo un doppio gioco, abbia messo nei guai Microsoft. Ossia, esatto, obbligandola a fare qualcosa per poi ritrarre a distanza di pochi giorni la vera e propria bomba, ossia se non a distanza di poche ore. Sì, è vero. Sony, non si sa mai cosa ha in mente Sony. Anche perché sappiamo benissimo che Sony non mostrerà la console, è ufficiale che non mostrerà la console, quindi se fosse una strategia di questo tipo sarebbe lungimirante, bisogna vedere, anche perché diciamo Microsoft avrebbe potuto mostrarla prima e spiegare qualcosa. Se invece di mostrarla così alla fine voleva lanciare la bomba finale, questo è scontato, però forse avrebbe potuto dare qualche informazione in più. Sappiamo soltanto la data d'uscita, sappiamo che da quello che perlomeno loro dicono che è la console più potente di sempre, è stato mostrato. Sì. Curiosità, però. Perdonami se ti interrompo. Sì. Come ben sapete, ragazzi che state seguendo questa live ormai da due giorni, abbiamo la fortuna di avere qualche inviato direttamente da Los Angeles. Dunque, grazie alla regia, possiamo sentire le impressioni del nostro Andrea Giuliani. Prego. Dimmi, Meg. Qui Andrea Giuliani dal team VMag, siamo appena usciti dalla conferenza Ubisoft e insomma conferenza un po' con tanti alti e bassi. Ghost Recon non ci ha convinto pienamente, più che altro dal lato tecnico soprattutto, sembra molto arretrato per adesso nelle animazioni e queste cose. South Park, insomma, Game of the Show, veramente fantastico, gli hanno dedicato tanto tempo ma è stato giusto così, è stato veramente il top of the show. E anche la via è un pochino troppo lunga, anche quella parte, i giochini non tanto interessanti, e Palmer Lucky insomma con il suo abbigliamento veramente imbarazzante, ma ok. Per il resto comunque niente, nessuna grande sorpresa. Steep sì, è stata una bella novità, ma anche quella è molto da vedere, può avere del potenziale insomma. Ok, quindi un giro di opinioni in merito a quello che ci ha appena detto il nostro Andrea Giuliani. Chi vuole cominciare? Dai, ho parlato fino adesso. Okay, dai, comincio io. Ghost Recon, un po' arretrato, sì, ma non del tutto, nel senso che comunque quando hanno cercato di portare sulla vastità Wildlands, c'è il sottotitolo, te lo dice in realtà, e non so quanto se l'aspettassi il collega, però comunque tecnicamente non è assolutamente da sottovalutare. E abbiamo visto già nell'ultima opera che era Future Soldier, che dista qualche anno, che comunque già il lato tecnico era soddisfacente, tuttora non sfigurerebbe, quindi penso che noi vedremo un prodotto alto per quanto riguarda il tasso tecnico,
South Park, quando dice Game of the Show, ha ragione, perché il primo titolo comunque ha ricevuto ha avuto ottimi riscontri con il pubblico, censura o non censura, vogliamo, ha avuto qualche problema, però è stato apprezzato dalla maggior parte dei fan. E il secondo capitolo sembra ancora più pazzo, se vogliamo dirlo, già dal sottotitolo, anche quello, il sottotitolo verrà tradotto o meno, sarà divertente questa questione. E mentre Steep è la nuova IP, e beh, dobbiamo vedere com'è. In realtà l'hanno annunciata come open world, se non erro, però non ho capito bene come verrà come funzionerà in realtà. Ho visto tante scene, ma non ho unito tutto. Quindi per te il nuovo South Park è la vera e propria, per me sì, bomba di Ubisoft. Senza tralasciare Watch Dogs, però South Park secondo me era un successo, era un ottimo successo, secondo me vorrebbe, e sarà lavoro. For Honor, allora For Honor, perché non mi aspettavo, non l'avevo nominato. For Honor hanno lasciato all'ultimo la data, proprio nel senso che non mi aspettavo a un certo punto di riceverla, che è il 14 febbraio, San Valentino, assolutamente alla console. San Valentino insanguinato proprio. San Valentino insanguinato, esatto. E non sono pienamente convinto, più che altro perché non sono un grande fan del genere. Il prodotto, soprattutto per quanto riguarda il lato tecnico, sembra interessante. Questi tre personaggi mostrati all'inizio e durante e dopo la battaglia, di nuovo loro tre, con il campo questa volta però sporco del sangue dei nemici e dei corpi, è molto intrigante. Però non riesco anche questo a focalizzarlo bene, a dire ok, questo è il gioco che io proverò, magari apprezzerò per determinati motivi, non l'ho inquadrato ancora. Io sono su questo titolo, la mia riflessione che mi pongo, anche mentre vedevo il gameplay, è che questo titolo è bellissimo, ma credo che dopo 2-3 ore di gioco duro, posi il pad e cambi di titolo. Non riesco a vedere una profondità, un modo che ti incentiva a dire continuo, 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 continuo. Mi sembra molto ripetitivo, come i classici Muso. Non so. Sì. Prego, il nostro... Prima, sì, abbiamo parlato... Ok, sì, prima abbiamo nominato uno dei protagonisti della conferenza Ubisoft, South Park, e a proposito del nome, ovvero del dilemma, come tradurre questo Fractured But Whole, che per i non anglofoni si potrebbe tradurre come, con il doppio senso, qua come ce la scampiamo, si può dire culo in diretta? Lei appena l'hai detto. Si può dire culo in diretta? Lei appena detto. Come lo traduciamo in italiano? Come lo traduciamo in italiano, la traduzione ufficiale del titolo sarà scontri in... no, scontri diretti. Quindi Ubisoft se l'è cavata così, secondo me, egregiamente, anche il social della parte italiana ha pensato molto l'arguzia nel mantenere il gioco di parole. Voi siete rimasti soddisfatti da questo gioco di parole, diciamo anche in italiano? Sì, sì. Ma sì. Di certo era impossibile tradurlo letteralmente, riportarlo in egual modo, quindi la scelta secondo me è stata... Andiamo per ordine, abbiamo cominciato con parlando ora di For Honor, ma un altro piatto forte è Watch Dogs 2. Ok che l'hype è scemato a causa dell'annuncio del mercoledì, non si è capito il motivo, ancora non riesco a comprendere questa politica delle software house di annunciare giorni prima di una conferenza così importante e poi ripetere anche la stessa cosa. Incomprensibile. Non ha senso. Ma tralasciando ciò, onestamente, cosa ne pensate delle nuove feature che hanno mostrato oggi? Ad esempio, a me ha intrigato molto il fatto del drone, sì, che ti permette di fare anche azioni stealth, sì, e di hacker. Beh, ok, quello anche l'altro precedente capito, comunque uno spionaggio ancora più maggiore, e quindi subentra anche il fattore di decidere se affrontare una missione con armi tranquillamente oppure essere un po' più accorti, quindi una doppia scelta di completare le missioni. Cosa ne pensi tu? Secondo me, già da quello che si è potuto vedere, mi espongo, questo Watch Dogs 2 secondo me spanne avanti al primo. Si è parlato di un personaggio personalizzabile sin dall'inizio, quindi creare le fattezze, si è parlato del drone che effettivamente influisce significativamente sul gameplay, cambia completamente l'approccio, segnala i nemici, compie delle azioni, hackera, oppure anche non soltanto il drone, si è visto anche una specie di macchinina sempre telecomandata che salta e anche in quel caso puoi hackerare. Cioè insomma si è visto secondo me una cura diciamo decisamente maggiore rispetto al precedente proprio sul gameplay e sulle azioni che possono essere effettuate.
che in un titolo come questo è fondamentale. Secondo me è quasi secondario, per come la vedo io, per come lo vivo io, Watch Dogs, entrare nella scena, sparare tramite le armi convenzionali. Cioè, Watch Dogs, la particolarità di Watch Dogs è l'hacker, il hackeraggio. Quindi queste introduzioni lo enfatizzano e secondo me sono ottime. E poi si è visto proprio anche la caduta del personaggio, proprio la fluidità dei movimenti del parkour, che saranno potenziati, no, migliorati. Insomma, promette molto bene. Non mi ha esaltato come lo fece a suo tempo Watch Dogs, perché il primo era effettivamente qualcosa di realmente innovativo, mai visto prima, però secondo me ha più potenziale. Dunque, secondo voi, questa è la domanda che giro a tutti e tre, Ubisoft potrebbe ripercorrere il passaggio tra, non so se ricordate, Assassin's Creed e lo Assassin's Creed benissimo. 2, sì, Altair, Ezio Auditore, c'è stato un vero e proprio salto in tutti i sensi. Secondo me stiamo parlando proprio dello stesso caso con personaggi differenti. Pensate anche che lo stesso Marcus supererà Aiden tranquillamente? Già l'ha superato. Secondo me sì, ce la farà. Già l'ha superato perché si approccia molto meglio a un pubblico giovanile, esatto, rispetto a Aiden, che comunque sia era un adulto che si comportava da militare, che poco aveva del famoso hacker col cappuccio davanti al computer, mentre Marcus ha l'attitudine dell'hacker, quello che tutti noi vorremmo essere dopo tutto, perché piace. Quindi sì, secondo me sarà Assassin's Creed 2. Ok, ho deciso invece di fare approfondimenti mirati sempre soltanto sulla conferenza, di spaziare costantemente anche per dare a tutti voi, cari telespettatori, una copertura maggiore, anche perché magari questo pomeriggio tra lavoro, studio, qualcos'altro non ha potuto seguire Microsoft e altri eventi che abbiamo mostrato in precedenza. Microsoft, ritorniamo su Microsoft, è stata per ora, a mio avviso, la conferenza che ha fatto spaccare la community, ossia è piaciuta e non è piaciuta. È piaciuta a me, è piaciuta per il 90%, il 10% non è piaciuta per un semplice motivo: perché a distanza di pochi mesi mi fai uscire una console? O meglio, perché così poco preavviso? È troppo strano, non è una mossa da Microsoft. Io la acquisterò, già lo dico, quindi la comprerò, perché io voglio dare un'altra chance, perché so che Microsoft sta ripercorrendo i stessi passi compiuti con la Xbox 360. Per chi magari è un po' vecchiotto come noi, accade la stessa cosa, ossia al lancio tra le due console, Play 3 e Xbox 360, ci fu lo stesso gap da recuperare. Ma con il cambio di passo, con la nuova 360, con un nuovo tipo di visione dell'Xbox Live e compagnia bella, ci fu la rimonta e anche proprio il sorpasso e il surclassamento di vendite, non solo di giochi. Ricordiamo anche l'esclusiva di Mass Effect inizialmente, Halo 3 che fece il botto e non solo. Dunque, io vi chiedo a voi, secondo voi qual è il futuro Microsoft in generale? Cosa può fare dopo che ha detto questo? Secondo voi le console ormai per loro saranno, perdonate il termine anche voi spettatori, un computer per poveri? Beh, diciamo che ovviamente il legame computer Microsoft è scontato, perché Microsoft parte da lì. Il vero fulcro probabilmente è Microsoft, anche se adesso al grande pubblico è la console, però le vere origini sono PC, quindi è ovvio che ci sia questo stretto legame, lo si è visto con che è stato proprio il tema centrale della conferenza, è stato la possibilità di giocare in Xbox One, PC, indifferentemente. Tutti i giochi che usciranno su Xbox One usciranno anche su PC, su Windows 10. Secondo me è un po', forse un po' presto giudicare, perché dobbiamo vedere prima la conferenza Sony. È chiaro che senza ombra di dubbio la conferenza Microsoft secondo me è stata la migliore, ma è stata la migliore proprio a livello di attenzione, di velocità, e anche di elementi rivelati. Anche due console sono state addirittura rivelate, che non è poco, la Slim, la versione Slim e la versione Scorpio. Secondo me dobbiamo ancora prima aspettare conferenza Sony. C'è tanta carne al fuoco, Microsoft ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare secondo me. Bisogna però attendere prima Sony per capire effettivamente e per poter capire un po' cosa potrà accadere in futuro. Facciamo il gioco delle ipotesi, anzi, mettetevi nei panni dei responsabili Sony. Dopo aver visto quello che ha fatto Microsoft, voi
in poche ore, in quale modo rispondereste? Con i giochi, con i titoli, titoli importanti che sai che attirano il pubblico. Il primo è God of War 4, ad esempio, che è ovvio il massimo, ma non accadrà mai, secondo me, sarebbe un nuovo titolo Naughty Dog. La vedo difficile. No, impossibile. Eh? È impossibile che entri. La vedo difficile. Nel corso degli ultimi giorni un insider, non dico mai plurifamosa, Shinobi, ha affermato come The Last of Us 2 al 99% sarà assente. Anche perché è moda di Naughty Dog non far uscire tanti giochi nell'arco di poco tempo. Esattamente. Succede adesso Uncharted, quindi sarebbe abbastanza folle spostare subito l'attenzione su The Last of Us. Al massimo potrà essere pubblicato qualcosa su Uncharted, magari un nuovo DLC single player che probabilmente uscirà sicuramente, però la vedo veramente difficile, i tanto acclamati Jack and Dexter, un The Last of Us 2, Crash Bandicoot impossibile perché i diritti sono di Activision. Continuo a leggere rumor, complotti, teorie, il problema è sempre uno: Naughty Dog, Sony possono anche pensarlo, finché Activision non vada loro e dice ok, vi voglio ridare la vostra cara mascotte, loro non possono far nulla. Esatto. Poi magari stasera ci smentiranno dicendo abbiamo riacquistato tutto, prendiamo tutti e rifacciamo le vecchie IP. Ma la vedo durissima. Abbastanza. Anche perché continuo a ripetere, anche tra amici o in un bar, diciamo, siamo in un bar, un salotto post conferenze, Crash Bandicoot in questo momento farebbe lo scalpore tra di noi, ma riuscirebbe a far successo sulle nuove generazioni? Non come è stato fatto, perché il genere proprio in sé per sé, almeno che non viene rivoluzionato, ma il platform adesso non è quello degli anni 90 o prima. Insomma, prima proprio, non lo so, anche con la PlayStation 2, Jack and Dexter, Ratchet & Clank, i classici platform action che andavano tantissimo, adesso secondo me il pubblico abituato a giochi frenetici come FPS, anche soprattutto sul competitivo online, secondo me non avrebbero la stessa attrattiva, non attirerebbe come è stato fatto. Quindi sarebbe forse più una mossa per i fan vecchia data, non per il pubblico, a meno che magari non riescano a svecchiare un po' il genere, a trovare qualche variante, però secondo me, come dici tu, okay, sarebbe più... Soltanto con i titoli? Senza nient'altro? No. Secondo me... Questo è il problema. Se vogliamo fare una guerra civile, ricordiamoci il film... Sì, oggi è stato... Ad armi pari, purtroppo, vince Microsoft. Dico purtroppo perché tutti noi siamo amanti dei videogiochi, quindi è brutto da dire. Microsoft ha la potenza del PC. Certo. Ha la potenza di Windows 10, ha la potenza di Redmond e compagnia bella. Sony cosa in mano? Oltre una console e tanta buona volontà e tanti team di sviluppo di livello eccellente. Cosa? Sotto questo punto di vista, ok, però allora a questo punto non parliamo più di console war, ma andiamo anche a buttarci sul PC. Io ormai credo che dopo oggi non c'è più console war. Sì, secondo me d'accordo. Allora la console war non esiste più. Ormai c'è una fusione tra... Non lo so neanche io come definirla. Una fusione. Mi ricollego a quello che dici. È andata. Secondo me quello che sta facendo adesso Microsoft, ovviamente parliamo di speculazioni, di ipotesi, quello che sta facendo adesso Microsoft è abituare il giocatore a una macchina il più simile possibile a un computer, in modo tale da poter in seguito rimuovere totalmente o quasi Xbox, oppure renderlo un computer vero e proprio, quindi assemblabile, e quindi togliere la console e pensare solamente ai computer, prendendo ovviamente anche delle first party, facendo magari schede video, dedicandosi non solamente al sistema operativo. Ora questa cosetta mi fa pensare a sempre un'altra ipotesi. In quel caso Sony non avrebbe più niente. E se Scorpio fosse... un computer. No, semplicemente un potenziamento costante a Xbox One S. Secondo me lo è. Ossia, come prendere un case, ogni tot anni voglio cambiare la scheda video, la scheda qualsiasi cosa, faccio così anche con la console. Secondo me è questo. Bisogna vedere sinceramente i piani che hanno, e per questo dico che forse è stata un po' avventata il fatto di... Oppure invece è stato l'opposto, ovvero una grande scelta di marketing. Nessuno sa che cos'è Scorpio, nessuno sa le caratteristiche, il prezzo. Cioè bisogna vedere anche il prezzo di queste console aggiornate, di questi nuovi pezzi, come dice. Cioè, insomma, bisogna vedere che cosa... Beh, diciamo che il prezzo
è stato ufficializzato della S, e non più 99 a $300 una console più potente di una console che 3 anni fa abbiamo pagato oltre €500. E io dico di Scorpio, intelligente e acquistabile. Scorpio? Invece il prezzo è appunto, dico quello. Ma secondo Scorpio potrebbe essere addirittura, perché lui è stata definita come la console più potente di sempre. Non si sa, può essere anche, magari sarà un'aggiunta sempre a Xbox One S, S, Scorpio, uno che comincia a pensare a tante teorie, qua non troppe ne abbiamo fatte. Troppe ne abbiamo fatte. Però non la vedo così negativa questo colpo di coda finale da parte di Microsoft. E ha messo alle strette, molto alle strette Sony. È chiaro Sony che adesso o se ne esce dicendo, già ha detto che hanno una PlayStation nuova da voler, che vogliono fare, sì, in PlayStation 4 Neo, senza volerla presentare, senza volerla far vedere, però potrebbero tranquillamente dire dentro la PlayStation 4 Neo c'è questo e quest'altro, che rispetto a Xbox Scorpio è più potente, è meno potente, costerà di più secondo noi, costerà di meno. Io questa è l'unica mossa che secondo me può fare Sony in questo momento. Mettiamo un po' da caso che tu hai ragione, dici metti questo che lei non ha. Tra qualche anno la battaglia si metterà sulla realtà virtuale. Oggi Microsoft ha fatto capire che lei, oltre agli HoloLens, ha il supporto del Samsung VR. VR, sì. Magari forse anche dell'HTC. Probabilmente anche dell'HTC, perché ha citato la possibilità di giocare in VR con Fallout. Con Fallout, che sarà un'esclusiva HTC, insieme a Doom, io non ce l'ho io alla conferenza Bethesda. Anche lì, ok, tu mi fai una console, perché è stato detto anche da Yoshida, il boss di Sony, sì. Come la Neo sarà incentrato realmente sul supporto con il PlayStation VR. E qui è una battaglia impari anche lì, uno certo. Contro tutti. Ma sì, infatti Sony si trova a il problema è questo, che se cominciamo a pensare a tutti i pezzetti nel puzzle, Sony non è che è un vicolo cieco, ma... No, infatti, cioè, sembra... che nessuno immaginava assolutamente uno scenario, diciamo, simile a poche ore fa. Io non mi immaginavo una... Ieri quando abbiamo fatto noi di Game Legends un leak della S e poi oggi è stata confermata, non mi sarei mai aspettato che in neanche 2 mesi dall'annuncio, cioè da oggi, avrebbero fatto uscire una console così potente. Cioè, ma poi che esce adesso? È agosto può essere pure che esce il primo agosto, quindi ma è una mossa forte, perché vuol dire che tu in questo momento stai sovrastando anche le catene di marketing, perché magari molte volte devono aspettare per dire, ma avremo una campagna pubblicitaria, loro ormai sono sicuri di questa console, perché stanno facendo uscire, a mio avviso, la console perfetta a rapporto qualità-prezzo. Probabilmente. È quello che è successo con la D60. Sì, e sicuramente sanno che sono la stessa mossa, identica mossa, non c'è cosa che tenga. Le IP ci sono, i giochi ci sono, c'è, a mio avviso, tralasciando i classici titoloni come Gears of War 4 e compagnia bella, c'è un supporto indie pazzesco. Sì. Cioè, io oggi sono rimasto estasiato da... Beh, a parte Cuphead, io speravo che dicessero qualcosa, ma niente. Cioè, è un mistero questo platform in 2D che non si sa che cosa sarà. Non lo so, tutto qui. Quindi non è stato fatto... Non riesco più a comprendere come Sony potrà competere con questa conferenza. Perché? Perché ha preso tutto. Cioè, riuscì a prendere ogni sfaccettatura di ogni videogiocatore che davanti a uno schermo ha potuto dire questo no, però questo sì, è riuscito a far questo, perché chiunque ha sentito, almeno di là della redazione di VMag e di VRNet, AFK Story, di Game Legends, c'è stata sempre una persona che ha detto quello no, però quell'altro sì, cosa sì, che sì. Negli ultimi anni Microsoft è sempre stata no, basta, sì, no. Sì, no, infatti... E io in primis, se io sono almeno 3 anni o 4 che non esco da una conferenza Microsoft soddisfatto. E quest'anno siamo usciti più che soddisfatti. Sì, soddisfatto. Ma dopo neanche i primi 4 minuti io già stavo a posto così, stavo. Dunque... Eh sì, perché i primi 4 minuti sono stati di Xbox One S, quindi... E ora cambiamo totalmente discorso, visto che la fortuna ha avuto che il team che è stato costruito per questo salotto ha discusso animatamente prima per altri argomenti. Andiamo a parlare di Final Fantasy. Ok. Final Fantasy Final Fantasy ha generato non poche critiche dopo questa demo mostrata durante la conferenza Microsoft. A mio avviso, critiche dovute a una telecamera deficitaria in ogni suo aspetto. Non riesco a trovare un punto a favore di quella telecamera. E se sarà così per tutto il gioco,
200 ore di telecamera così non è bello, faticoso. No, più che altro perché con le boss fight in questa maniera sì, soprattutto perché ci hanno mostrato una boss fight particolare, essendo il boss enorme, un titano immenso, e quindi la telecamera si deve adattare alla scena. Magari io fossi stato in loro avrei preso un boss un pochettino più piccolo, un po' meno fico, però facevo vedere, guarda, la telecamera si muove bene. Boh, riusciranno a fixarlo? Speriamo. Anche perché comunque era uscita a settembre. Io parlo molto onestamente, non sono un grandissimo fan di Final Fantasy. Ho giocato i classici, il 7, l'8, il 10, il 10X2, dimentichiamolo. Non so, magari qualcuno è piaciuto, però l'X, a me il 10X2 no, è un no, essere dimenticato nell'oblio. Ho ancora i brividi. Come si chiamava quella la donna, quella con i capelli grigi? C'ho ancora gli incubi della terza donna. Non mi ricordo. No, abbiamo proprio eliminato. Ho ancora gli incubi di quel capitolo. Ho formattato l'hard disk. Non ho mostrato nient'altro. Mi aspettavo da una nuova evocazione, magari contro questo nemico immenso. Ma non. Ma in generale proprio si sa poco del titolo. Anche vedendo le demo rilasciate, no? Soprattutto la seconda, completamente slegata e totalmente, potremmo dire quasi, non dico inutile, però poco ci manca. Non so, i progetti, diciamo, i fan sicuramente compreranno il titolo. Sì. Però secondo me non è stata fatta questa grande campagna marketing, perché più volte è stato, diciamo, sbandierato il fatto di voler giustamente coinvolgere anche la nuova fetta di pubblico, il nuovo pubblico. Infatti lo si è visto anche con un cambiamento del gameplay, cioè adesso è un action molto pronunciato, i turni non ci sono, cioè si vede proprio la volontà, no, di comunque coinvolgere anche una nuova fetta di pubblico. Però ecco, non è stato fatto secondo me tantissimo per sotto questo punto di vista. Le demo rilasciate sono state due, la prima sicuramente era significativa, la seconda, la Platinum Demo, mi sembra, raccontava addirittura l'origine ed era slegata. Non lo so, puntano tanto su questo anche capitolo. Perché a memoria, però, negli ultimi mesi, ma anni, da quando poi è stato annunciato Final Fantasy, non riesco ancora a ricordare un trailer, delle informazioni che esaltavano i personaggi, i protagonisti. Esatto, che ora esatto. Ora non. Il nostro social vuole intervenire, prego. Sì, riguardo Final Fantasy e l'intervento della conferenza Microsoft, diciamo che la parte social, il popolo di internet è abbastanza d'accordo nel storcere il naso nei confronti della demo. Questo però non ha intaccato l'hype per il titolo della prossima avventura di Noctis, in quanto comunque l'opinione generale è quella che la demo non sia stata una buona scelta, ma questo comunque appunto non ha cambiato l'opinione abbastanza positiva sul titolo in generale. Sei d'accordo? Ma questo perché probabilmente chi parla è un fan. Il discorso mio è riferito alla volontà di voler, diciamo, coinvolgere un pubblico maggiore. Sicuramente i fan lo compreranno Final Fantasy XV, cioè su questo secondo me non c'è dubbio. Probabilmente anche se la demo fosse la peggior demo possibile, molto probabilmente il gioco verrebbe acquistato lo stesso. Però secondo me sia un po' peccato sul coinvolgimento del pubblico, della nuova fetta di pubblico, e non so pure voi che ne pensate. Sinceramente questo Final Fantasy è molto slegato rispetto alla saga canonica, rispetto a tutti gli altri capitoli. C'è stata questa evoluzione o comunque questo mutamento, non solo nello stile che prima era a turni, è sempre stato più action, fino a questo che è molto veloce, diciamo, come gameplay, molto dinamico, sembra quello che abbiamo visto pure oggi. E secondo me i fan comunque lo potranno apprezzare, nonostante non sembri un Final Fantasy. Stiamo parlando di un titolo nuovo, veramente si vede di tanti anni di lavoro e hanno fatto qualcosa di nuovo. E questo, quando tu dici, Alessio, della nuova generazione, questo lavoro diverso, questo modificare una saga, probabilmente è quello che Square intendeva. Certo. Ha lavorato in qualcosa che comunque 5 anni fa ma neanche sarebbe stato possibile realizzare, e soprattutto non sarebbe stato perfettamente adatto al tempo, forse. Certo. Final Fantasy XV probabilmente casca a pennello perché c'è bisogno di un titolo del genere. Nonostante io sia titubante, perché comunque ho amato più i vecchi capitoli, però comunque
senza, non è che disprezzo altro gli ultimi, soltanto sono gusti personali. Reputo che il lavoro che è fatto da Square questa volta possa coinvolgere tutti, fan o non della saga. E le demo, invece, sono d'accordo con te, le demo potevano essere fatte in maniera diversa, dovevano essere fatte in maniera diversa, che secondo me dovevano introdurre meglio Noctis. Noctis l'abbiamo visto troppo poco, secondo troppo, me. Troppo poco. Per quanto riguarda 4 mesi dall'uscita, io Noctis non lo conosco quanto vorrei per potermi immergere subito. Cioè che io metto il disco e già posso pensare a un Final Fantasy come lo si pensava fino a qualche anno fa. Io mi ricordo Tidus, ad esempio, io l'ultimo che ho giocato di recente, Tidus, lo conoscevi in maniera abbastanza rapida, capivi subito com'era il personaggio e potevi apprezzarlo o no. Noctis spero che rifacciano così, ma se rimposteranno uno sviluppo del personaggio, quello poco abbiamo visto nella demo, è difficile. Non so cosa ne vuoi, tu che ne pensi, Giovanni? Io, oltre a quello che ho nulla da aggiungere, perché mi trovo abbastanza d'accordo con tutto quanto. Ma anche detto che Final Fantasy XV non l'ho seguito più di tanto, cioè da quando è stato annunciato ad oggi non è mai entrato più di tanto nei miei interessi, quindi non mi espongo neanche troppo, perché non sono competente in questo caso, quindi mi affido a voi, devo essere sincero. Il nostro social vuole intervenire, prego. Ok, più che altro è il social che vuole intervenire, mettendo proprio il nostro pubblico, che richiede un commento sul Cuphead da parte dei nostri commentatori. Quindi certo, infatti ragazzi, sentite di dire qualche parola in proposito. Siamo qui apposta, fateci domande, interagite con noi, partecipate a questo salotto pre-conferenza Sony, siamo qui apposta per passare con voi queste ore piacevoli fino alle ore 2, alle 2.30, 2.30 dovrebbe cominciare Sony, questo non ricordo precisamente. Need parere su Cuphead. Comunque ok, a turno, vai, Cuphead, sai cos'è? Tu? Cuphead? Qualcuno? Abbiamo visto un mini trailer durante la conferenza. Sinceramente non hanno mostrato. Cuphead allora è un progetto che ormai è da un anno, è da un anno che è un fantasma per i fan Xbox e PC. Dovrebbe essere queste le piattaforme in cui uscirà. Richiama tanto. Non so se vi ricordate. Oh, attenzione. Eccolo qui, quindi possiamo farlo vedere. Okay. Richiama molto i titoli alla Mickey Mouse, non so se ricordate, su PlayStation 1. E sono i classici platform 2D con boss fight pazzesche e ostiche, infatti penso si diventerà folli. E niente, perché? Perché è stato annunciato inizialmente come un titolo prossimo in uscita, con questo trailer che fu mostrato nella scorsa E3, proprio durante la conferenza Microsoft. Sì. E questo insieme a Record, mi sembra, e Halo 5 fu l'unico motivo di sussulto da parte mia e dagli altri che erano in diretta durante la conferenza Microsoft del 2015. Per ora sappiamo niente, sappiamo che a differenza di come fu presentato inizialmente, ossia soltanto delle boss fight, ora stanno lavorando a più livelli, quindi eventualmente anche a più mondi. Recentemente qualche rumore circolava, ma non si sa ancora niente. Se sapete qualcosa in più di noi, scrivetelo e il nostro social magari ci informerà di ciò, perché onestamente io più di questo su questo titolo non so. Il nostro social vuole intervenire. Ok, prendiamoci un momento perché è un piccolo malinteso che c'è in chat. No, quello che stai vedendo non è Cuphead, ma è Lady Di. Sì. Allora, la questione sta andando in onda uno show di Twitch che mostra una serie di giochi, tra cui proprio Lady Di della Grasshopper Manufacture, il famoso studio di Suda51, game designer giapponese responsabile tra le varie saghe anche del famosissimo No More Heroes. Quindi no, questo non è Cuphead. No, mi sembra Mickey Mouse. No, infatti. La Didà invece, questo progetto prima annunciato poi sparito dai radar, voi cosa ne pensate? Confidate nel buon Suda anche questa volta?
Sì. Quali sono le vostre aspettative in merito a questo titolo che ricordiamo sarà un'esclusiva di PlayStation 4? Beh, prima stavo guardando, hanno mostrato un piccolo trailer sì. e wow. Mi aspetto tanto da Suda perché Suda ci ha sempre dato tanto e è uno, secondo me, uno dei migliori game designer in circolazione ad oggi. Sa quello che fa e sa come farlo. E con questo Let It Die sì, ci ha fatto aspettare, ma come possiamo vedere bello. Combat andare, System andare in giro in boxer e fare i suplex è bellissimo. Se neanche Dead Rising regala queste perle, quindi però il trailer che hanno rilasciato oggi Dead Rising 4 non è male la città di Babbo Natale. Sì, io qua ti volevo. È molto molto bella, quindi chissà. Il 3 per assurdo è forse uno dei pochi salvagenti della prima ondata della Xbox One. Sì, vabbè, sì. Fu carino, non capolavoro, ma fu carino. Che per il resto... giocato la prima volta, bello. Giocato la seconda volta, ti divertivi molto di più. Perché potevi mantenere il tuo personaggio e rivivere tutto l'ambiente, soprattutto nella modalità sopravvivenza che durava avevi meno giorni a disposizione, i zombie erano più aggressivi. E là sentivi proprio... A parte l'ansia era divertentissimo, secondo me. La seconda volta che uno lo si giocava. Continuiamo intanto a vedere qualche comunque, scena. Comunque, il Combat System davvero ricco. Poi il sangue. Vabbè, splatter, è Suda, non sarebbe super Suda. Splatter. La mente di Suda è sempre apprezzabile. Sì, questi sì. Lavori mi. Sì. Il mio era amico di Quentin Tarantino. Mamma mia. Ma poi sembrano i personaggi molto differenziati fra di loro, probabilmente c'è una grande personalizzazione del personaggio, sì. lo si potrà arricchire in qualsiasi modo. Poi il Combat System è sia in melee sia... Eh sì, si vede infatti quest'arma da fuoco che ha sul braccio. Anche... Sembra una spara dardi, non è ben chiaro, però fa male sempre. E poi lasciano monete. Monete, quindi probabilmente ci sarà un sistema di... E la nostra vita è rappresentata da quel cuore che batte all'interno del nostro corpo. Aspettavo. Crediamo. Sembra... Ah, questo vedi, infatti, è avvelenato. Ah, ok. Molto interessante. Vedo anche una personalizzazione del personaggio pesante, no? Ha tipo una maschera da clown davanti. Sì. I nemici come... Penso quasi tutti quanti appassionati e i followers di Suda sapranno, sono sempre tra i migliori. Sono partiti da una mente malata. Sì, che ci sono, diciamo, corpi accatastati sulla schiena, gambe che... Molto... Il nostro cellulare continua, infatti sono contento di questo costante... Sì. Diciamo che la nostra chat si sta esprimendo in merito a Let It Die. Mm-hmm. Alcuni lo paragonano a Bloodborne, una versione più caciarona e splatter di Bloodborne. E proprio riguardo Bloodborne, per aprire una parentesi, From Software, lo studio responsabile dei Dark Souls e di Bloodborne, per l'appunto, è al lavoro su tre progetti, tra cui probabilmente un Armored Core, la famosa IP con i robottoni, per capirci. Un gioco di ruolo action simile Dark Souls e un qualcosa di assolutamente originale e nuovo per la compagnia. Questo come piccolo inciso riguardo la From Software e il parere uscito in chat. Sì, che tra l'altro si era probabilmente tra le speranze dei giocatori un possibile Bloodborne 2. Ricordiamo comunque le parole di Miyazaki, che questo non esclude assolutamente che From Software possa in futuro realizzare un nuovo Dark Souls o un Bloodborne. Però ricordiamo che Miyazaki ha riferito che non lavorerà mai più a un Souls in generale. Però ha anche riferito che se in un futuro non troppo lontano un suo dipendente si avvicinasse a un'idea geniale per un nuovo Dark Souls, lui non potrebbe dirgli di no. Però quindi non credo che lui non lavorerebbe, però esatto. Nuovo Dark Souls non infatti, è infatti ho detto esattamente non sarebbe lo stesso, e questo secondo me è un po' il problema, diciamo che Miyazaki riesce a trasformare, secondo me, cioè si vede che è partorito da lui quella formula, la riesce a esaltare al massimo, secondo me, nonostante comunque Dark Souls 3 sia afflitto da un po' di problemi dovuti anche al
allo sviluppo accelerato, perché il gioco effettivamente in un solo anno, da quando lui è tornato dopo Bloodborne, ha un po' di problemi, l'assenza dell'equilibrio, insomma, chi gioca, chi è un assiduo giocatore di Dark Souls 3 sa di cosa parlo. Però comunque è innegabile che Dark Souls 3 sia stato, rispetto al 2, effettivamente, cioè, aveva quella profondità in più che appunto riesce a dare questo direttore creativo, che è eccezionale, insomma, senza ombra di dubbio. Allora, colgo l'occasione con quello che hai detto tu, dicendo appunto, se qualcun altro facesse un Dark Souls non sarebbe un Dark Souls. Beh, non ho detto questo, però diciamo, non sarebbe, parafrasando. Allora, a questo punto chiedo al pubblico che ci segue: preferireste un nuovo Dark Souls non fatto da Miyazaki, oppure un nuovo Souls-like fatto da From Software, quindi qualcuno che ha lavorato con Miyazaki e che sa quindi quello che fa? Ma non diamo per morto Dark Souls 3 comunque, ragazzi, vi ricordo che mancano i DLC, che comunque esiste, quindi potremo vedere un'ultima ottobre, primavera 2017, esattamente, e quindi potremo vedere l'ultima parte proprio di Dark Souls, di questa, dell'ultima anima di Miyazaki, probabilmente ancora non l'abbiamo vista in realtà. Sì, e non escludo di completare un cerchio con questi Ocros, grandi aspettative da fan. E appunto, vedere un Souls-like, tu dicevi, sarebbe interessante, secondo me, più di vedere un Dark Souls, non di Miyazaki. E mentre Bloodborne 2, tu che ne pensi di Bloodborne 2, che io ho letto vari rumor negli ultimi giorni, sono stati insistenti. Sarei il primo a comprarmelo. Devo essere sincero, Bloodborne 2 sarebbe ben apprezzato da parte mia, perché il primo l'ho amato, l'ho spolpato, è stato divertentissimo, anche perché comunque sì, essendo un Souls-like non era Dark Souls, e la mancanza dello scudo, la possibilità di fare parry con la pistola, comunque queste nuove meccaniche che un pochettino in Dark Souls 3 bene o male possiamo ritrovare, ma a grandi linee non mi sono dispiaciute. Quindi un secondo Bloodborne che mantenga sempre comunque sia il filo conduttore non mi dispiacerebbe, sinceramente. In tema di Souls è bene informare i nostri spettatori come uno dei leak, o meglio rumor più forti di questa, della prossima conferenza di Sony, sarà la remaster di Demon's Souls su PlayStation 4. Vero. Quindi visto che siamo in tema di Souls e compagnia bella, non dico che sarà al 100% sicuro, ma è i vari insider su Reddit soprattutto, anche molto affermati come lo stesso Kotaku, ma la stessa Shinobi, che vi invito a seguire, perché di tutta la massa di questi vari insider, loro non so come, non so perché, magicamente hanno sempre notizie per precise e accertate. Beh, quindi, se arrivasse una remaster di Demon's Souls, diciamo, secondo me bisognerebbe accettarla proprio a braccia aperte, perché diciamo, nonostante sia il capostipite della saga, è il titolo che sicuramente è stato giocato meno rispetto a un Dark Souls 1, un Dark Souls 2 o 3 o allo stesso Bloodborne. Quindi magari una nuova veste grafica, perché il gioco effettivamente, essendo uscito diciamo, mi sembra 2011, mi sembra 2010, insomma, diciamo, godrebbe di una nuova veste grafica su PS4, e secondo me sarebbe un buon modo per far riscoprire a tantissimi attuali amanti, insomma, della saga Souls, un titolo, un grandissimo, insomma, il capostipite da dove tutto è cominciato. Secondo me è pericolosa come mossa invece di Demon's Souls, dando per scontato che comunque più o meno tutti le persone che hanno giocato Dark Souls 3 e il 2, a questo punto parliamo di quelli usciti per le current gen, conoscano più o meno bene la saga in generale. Certo. Non molti hanno giocato Demon's Souls, che per fama è un gioco non punitivo nel senso cattivo, ma punitivo nel senso che devi avere una precisione, molto ostica, devi studiare come muoverti. Sì. E secondo me, rispetto a un Dark Souls 3, comunque devi muoverti in una certa maniera, devi avere una certa pazienza. Demon's Souls devi essere molto più preciso, potrebbe spaccare a metà i fan, con quelli che ovviamente hanno già amato Dark Souls 1, 2, 3 e Demon's Souls, quelli che invece per obbligo non hanno potuto provare i primi titoli potrebbero non apprezzarlo al massimo,
e secondo me è una mossa che rischi soltanto di perdere un bacino d'utenza e non andrebbe a comprendere il titolo, pure perché gli anni li ha in una remastered, non so quanto potrebbero, quanto possa colmare delle alcune lacune. Però a questo punto sarebbe la bravura di From Software rendere il gioco un po' più attuale. Allora non è una remastered. Una remastered però rimessa a posto attualmente. No, ma non ti parlo dal punto di vista tecnico, cioè dal punto di vista di gameplay proprio. Ok. Lo rendi più giocabile. Mi interrompo, mentre visto che siamo a quasi un'ora da Sony, poco più, nel mentre, se a due ore, se volete rivedere qualche trailer che vi siete persi, scrivetelo in chat e il nostro buon Leon in regia provvederà a mostrarvelo, così magari dopo potremmo approfondire, certo, rivedendo magari il trailer, perché alcuni perché magari non c'erano in una determinata, certo, conferenza, e potremmo discuterne sopra. Ciao, Leon. Vorrei informare tutti quanti di un rumor, non è uno spoiler, quindi è una gran bufala secondo me, sta girando negli ultimi minuti su Reddit, ossia di un Activision sul palco di Sony. Ecco. Non si sa per cosa, non si sa perché. Molti pensano, come anch'io, che sarà per Call of Duty, visto che sappiamo che è vero, è vero, che Call of Duty ormai è nel potere di Sony PlayStation 4 per, sì, i DLC in anteprima. Ricordiamo come nell'ultimo Black Ops 3, sì, i DLC arrivavano con un timing di un mese prima rispetto, sì, a PC, esatto, e Xbox One. Dunque non pensiamo subito o male, ho letto addirittura di una Crash Bandicoot HD remake. Ormai siamo quasi in area Sony, dunque tutti continuano a scrivere. Addirittura leggo sempre su Reddit, visto che è un pozzo di sapere per noi nerd pesanti e affamati, che un altro spoiler sarà inerente a Fallout. Non si sa cosa. Forse Bethesda, durante la conferenza Sony, annuncerà la trilogia di Fallout in HD. Addirittura. Rifatta. Chissà. Trilogia intesa Fallout 3, Fallout, no, no, New Vegas. Ah, trilogia vecchia, sì, escludendo quindi il New, sì, Vegas. Sì, sì, sì. No. No. Dubito. Sì, ne dubito anch'io. Però se leggo costantemente, voglio riferire a voi per discuterne e anche ai nostri spettatori, come negli ultimi minuti circolano voci su voci anche da insider abbastanza... È comparsa una scritta, finalmente. Diciamo che... Voi come approccereste la... Partiamo per ordine. Crash Bandicoot. Ritorniamo sul discorso, okay, iniziale. Ritorniamo come il gioco del Loga, ritorniamo all'inizio. Ok. Crash Bandicoot e basta. Fate un annuncio secco. Torna Crash Bandicoot, rivisitato, svecchiato, batte Microsoft 2-0, 3-0 tranquillamente solo con quella mossa? Solo con Crash? Solo con Crash. Beh, diciamo che... tutto il resto di contorno, ma soltanto con Crash, ovviamente non con un teaser trailer, una presentazione con gameplay, spiegato, abbiamo svecchiato quella parte, una cosa fatta bene incentrata su Crash Bandicoot. Batterebbe tutti con quella... Secondo me soltanto Crash... non basterebbe, però sicuramente, dato proprio l'attesa spasmodica quasi proprio del pubblico nei confronti di un possibile ritorno di Crash, sicuramente immagino che la folla in sala si esalterà. Questa domanda per un semplice motivo, è successa la medesima cosa con l'annuncio nella passata edizione delle Free del remake di Final Fantasy. Esatto. Anche lì, ok con The Last Guardian, ok con tanto altro, che poi dovrebbe essere anche presente, speriamo, questo The Last, sì, Guardian, infatti, che è un mistero ormai. Dovrebbe uscire il 2016, è super confermato, però. Magari potrebbero fare anche la stessa mossa. Diciamo che comunque in questo momento i rapporti tra Activision e Sony sono sicuramente proficui, sia per Black Ops 3, ma anche per... Scusa, ti interrompo, sì, c'è il nostro social che vuole intervenire a questo, sì, dibattito. Io, diciamo, non vorrei dare una doccia fredda a tutti, ma in merito a Crash Bandicoot, il rumor più quotato riguardo appunto questa presenza di Activision anche sul palco di Sony è il fatto che la famosa mascotte della console possa apparire, sì, ma in Skylanders, Imaginators, il nuovo capitolo della comunque saga di successo Skylanders, che dovrebbe includere un bundle, una versione aggiuntiva proprio con la statuina di Crash. Questa per ora è solo una speculazione che si basa sul fatto che su un sito di uno store americano
sulla pagina di Skylanders era presente una tab con la voce Crash. Entrambi, sia Skylanders che Crash, sono IP in mano di Activision. I rumors sembrano rafforzare questa ipotesi, quindi staremo a vedere. Dunque, saremo curiosi di sapere cosa farà Activision. Sempre, non so, potrebbe essere vissuta anche quasi come, diciamo, effetto boomerang, nel senso un Crash però non come sperato, ma diciamo insieme alla formula Skylander. Come svecchiereste voi Crash Bandicoot? Ripensando al passato, quale mossa, una mossa soltanto per portare Crash nel 2016? Domanda difficilissima. È forse impossibile rispondere, perché semplicemente è il quesito che tra i fan di vecchia data gira di più. È vero. Io sento spesso parlare di Crash, di rivolerlo nella stessa maniera. È impossibile, assolutamente. Quella delle case, no, ma sarebbe obsoleto. Esattamente, prima, quello che diciamo, non può uscire non un Crash può. di 20 anni fa. Però rifarlo come? Non riesco a trovare una risposta che sia plausibile e sia accettabile per i fan di vecchia data e quelli nuovi. È vero. Uno svecchiamento grafico o al massimo di una telecamera basterebbe? Sinceramente non credo, non è adatto il genere al pubblico attuale, non è pienamente adatto. O fai, secondo me, dei livelli platform incredibilmente complessi, diciamo particolari, perché se pensiamo perché Crash, insomma, diciamo, non è che faccia tantissimo, cioè una grande si muove tantissimo, ruota su se stesso, però non è che spara o comunque, diciamo, io lo vedo sempre in base ai gusti attuali, Quindi o fai dei livelli platform incredibilmente, anche graficamente eccezionali, in cui ci sono piattaforme che si muovono e quindi tu comunque i limiti di Crash li un po' li sopperisci in questo modo, se no è veramente difficile. Infatti forse è anche per questo che non verrà fatto, proprio perché ci potrebbe essere un effetto contrario, perché non, diciamo, bisogna trovare la formula perfetta per far combaciare il nuovo pubblico ai fan di vecchia data, e sappiamo che i fan di vecchia data di qualsiasi serie sono particolarmente siamo particolarmente esigenti. Dal nostro pubblico addirittura abbiamo tre risposte completamente differenti a questa domanda. Salvatore Conte, appunto alla domanda su come riproporre Crash nel 2016, lui dice: puntare assai sul Crash copia di Mario Kart, che presumo sia Crash Team Racing, uno dei capitoli spin-off più amati. Sì. Marcus Zero Dark invece dice: Crash nel 2016 lo porti con un platform a scorrimento a basso costo, come hanno fatto con il remake di Abe. Kanki invece, completamente si dissocia dalle due opinioni precedentemente esposte, dice: un Crash open world tipo Reset? Non è, questa è un'osservazione importante per un semplice motivo. Tu prima hai fatto un'osservazione affermando come Crash non può sparare. Esatto. E non è vero. Non ti ricordi che lui aveva il robottino per sparare mele? O meglio il bazooka? Sì. Se tu crei un open world, diciamo, la Crash and Clank, il remake che hanno fatto di recente, fatto un grandissimo remake, molto bene, è vero. Non vi dico, un gran gioco. Sì. Vecchia scuola, veramente bello è stato bellissimo rigiocarlo. Non sarebbe male, potresti addirittura mettere un concetto di sparo tutto in terza persona, con il bazooka, con i boost, cioè con i power up. Potresti fare una cosa carina. È vero, questo però, sì. Però il problema più grande risorgerebbe: che nemici inventi? Esatto, no, te lo stavo per dire. La tartaruga. La tartaruga che ti guarda, cioè che fai lì? C'era la tartaruga, che c'era? C'era la tartaruga. Sì. C'era i classici le balle di neve giganti. Esatto, però effettivamente proprio di personaggi, nemici. O magari potresti inventarti che il dottore ha creato un esercito particolare per... Là potresti anche revisionare anche, non lo so, i cristalli. Sì, è vero, è vero. Ci sarebbero le idee, a mio avviso, per poter portare qualcosa di nuovo. Sì, è vero. E trovare un giusto compromesso.
certo, non come hanno, a mio avviso, non come hanno detto le prime due idee. Con tutto il rispetto, fare un a basso costo sarebbe Crash Bandicoot a basso costo sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, no, secondo me. Sì, pure secondo me. E invece di portare il CTR, vedendo anche il successo di Mario Kart su Wii U, che a distanza di 3 anni è ancora giocatissimo, perché è un racing game bello, leggero, frivolo, ma che prende il bambino e l'adulto. Un CTR su PlayStation 4 non sarebbe, anche perché a memoria uscirà Gran Turismo, ma di altri racing game su PlayStation 4 non ho memoria. No, importanti infatti, proprio. Drift Club praticamente ormai è stato sbagliato all'inizio. Purtroppo è stato proprio è uscito Project Cars, però uscirà Assetto Corsa, è stato rinviato, non uscirà. Sì, pure Assetto Corsa, quello è un mistero. È un mistero, sì. Mille rinvii. Però c'è differenza, comunque più, diciamo, divertente, lasciatemi passare il termine. Un Crash o un Mario Kart sono titoli differenti, sì, che prendono un fan, una fascia di pubblico totalmente differente, e probabilmente sarebbe molto apprezzato. Io personalmente lo comprerei per riconoscenza, perché l'ho giocato da ragazzo, continuo a giocare a Mario Kart, e un Crash tipo lo ricomprerei. Molti probabilmente potrebbero provare, vorrebbero approcciarsi a serie con un titolo del genere. Aha. Floki the Shipbuilder ci ha fatto subscribe al canale, quindi grazie mille. Grazie. Spero che questo salotto pre-Sony sia di tuo e di vostro gradimento, e come ho ripetuto anche prima, siamo qui per voi, per divertirci, per discutere di videogiochi che amiamo. E fateci domande, discutiamo di qualsiasi cosa, anche teorie assurde. Siamo qui apposta. il sonno non ci manca, no. Ma abbiamo Red Bull che ci sostengono. Quindi siamo qui fino a, non so, le 6? Probabilmente. Ovviamente daremo il cambio a tutta la ciurma, sì. La fusione tra VMAG e tutti quanti, Game Legends. Siamo tutti qui uniti per dare a voi questo spettacolo, i free, che non si è mai visto in Italia, questa fusione di tanti progetti. Quindi, non so, fateci qualsiasi domanda abbiate in mente. Questo è Battlefield. Battlefield è un titolo che avrà tanto clamore, secondo me. Sì. Tante critiche, a mio avviso, ma tanto clamore per tanti aspetti. Sì. Perché siamo sempre lì. Che porti di nuovo? Prima guerra mondiale? Però, diciamo, sicuramente assecondano... infatti su quello sicuramente è in vantaggio in questo momento, ovvero secondo me Battlefield ha secondato un po' la volontà degli amanti in generale degli sparatutto, anche di God, di un ritorno proprio, cioè dell'abbandono del futuristico e un ritorno un po' alle origini con le guerre mondiali. È stato fatto quella prima, che effettivamente è difficile, è stato spiegato che è difficile implementare all'interno di un gioco, proprio perché sappiamo benissimo che la prima guerra mondiale è una guerra di trincea, quindi diciamo se uno la volesse riprodurre fedelmente effettivamente sarebbe complesso, perché è statica, è una guerra statica, non c'è un movimento costante come può esserci nella seconda guerra mondiale ad esempio. Però è stato mostrato proprio che, diciamo, verranno riproposti nuovi scenari, nuovi, ad esempio anche l'Italia, ci sarà sempre questo nella campagna, è stato confermato che vi sarà addirittura nelle Alpi, quindi una visione un po' diversa dalla classica americana, quindi con diciamo il lato. Perdona, ti interrompo, sì. C'è il nostro social che, anzi, sono contento che interviene tanto, perché vuol dire che infatti, siamo tanto attivi a quest'ora, quindi è un bene. Esatto, diciamo che il nostro pubblico ha risposto alla chiamata alle armi e sono arrivate già le domande. Partiamo da quelle più semplici da risolvere. Marcus chiede: avete un sito dedicato a quei temi, magari dicono qualcosa di interessante? Marcus, se ti riferisci al VR, puoi visitare il sito VR Gamer. Se ti riferisci in generale a temi videogiochi, a tutte le varie IP trattate durante le tre, puoi visitare Game Legends e VMAG. Arriviamo poi alla tua prima domanda, che in realtà è lo spunto che probabilmente andremo a sviluppare, ma prendiamoci un attimo per rispondere a Jay Tsukiko. Domanda random: si parlerà anche di Atlas 2 nella conferenza? Penso di poter rispondere io.
no, non vuoi essere brutale per dominare i tuoi sogni, ma non penso che avrà uno spazio particolare nella conferenza Sony, anche perché non so se durante Microsoft, durante la carrellata di titoli indie è stato mostrato per 5 secondi. Che troverà altro spazio di IGN durante precedenti conferenze. È probabile che verrà rilasciato magari un trailer durante questi giorni di fiera, ma non durante una conferenza specifica. Intanto, Matteo, IP sono le varie saghe, diciamo. Tornando invece alla domanda di Marcus che ci stavamo perdendo, lui ci propone di parlare di un tema che abbiamo un po' tralasciato, che è la realtà virtuale, soprattutto ora che si avvicina alla conferenza Sony. Ok, che non abbiamo trattato non è vero, perché vuol dire che ti sei connesso soltanto ora. Io ripropongo la stessa domanda cambiando persone, diciamo. Microsoft ha in sé un arsenale vastissimo. Ha tanti visori per la realtà virtuale nella sua squadra. Ricordiamo gli HoloLens, che per assoluto non sono stati mostrati rispetto alle 3 2015, e ciò mi fa pensare che qualcosa sta andando storto. Non so perché, ma dopo tutti i grandi progetti del modello costruito con Minecraft davanti a tutti e tante parolone, a una distanza non si è detto più nulla, ma neanche durante l'anno di HoloLens. Sì, sì, soltanto che sì, stiamo lavorando, ma che in definitiva non ci abbiamo ancora capito niente, secondo me. Perché questo è, secondo me. C'è l'HTC, sicura, già confermato. C'è il VR, che è stato presente dentro la conferenza. Invece Sony ha soltanto il PlayStation VR, che anche lì sì, okay, sappiamo qualcosa, ma i titoli importanti per ora non sono stati annunciati. Chi vince? Io già ho risposto. Quindi chiedo a voi due. Domanda difficile. Ricordiamoci che c'è sempre la mina vagante che si chiama Oculus. Domanda difficile. Beh, diciamo Oculus comunque ha come pad nel suo kit un pad dell'Xbox. Però vive su Steam. Vive su Steam. Quindi diciamo sono cose... Ok, nel kit c'è il pad One, che alla fine è un copio, perché... E anche qui apriamo un altro dibattito, ormai qua apriamo tutti i dibattiti. È palese che si è stato messo il pad della One perché nel mercato odierno il pad della One rappresenta il giusto compromesso tra qualsiasi giocatore. È il migliore. Non voglio fare la dittatore dicendo che sia il migliore. Per me lo è, ma magari per qualcun altro preferisce il pad di Steam. Io sono... O il pad sicuramente. Non so. E per rispondere a questa domanda, io sono un grandissimo fan Sony. Ho la console Sony e non ho la console Microsoft, ad esempio. Però ho il pad Xbox One. E proprio già soltanto alla mano, secondo me, si nota una comodità, un comfort, ma anche nelle levette analogiche che sono importantissime, secondo me senza pari, e soprattutto anche la distruttibilità, purtroppo gli analogici del pad della PlayStation 4 che sono veramente esile, cioè basta soltanto magari giocare per più ore consecutive imprimendo un po' di forza e purtroppo si lacerano. Infatti sono stati spesso sostituiti, quindi sotto questo punto di vista. Per tornare invece al discorso della VR, diciamo che l'unica arma, secondo me, di Sony, a parte i titoli, è il prezzo. Perché effettivamente è un prezzo che è vero che bisogna aggiungere per forza alla PlayStation Camera per far funzionare. Sì, e quindi 30 euro in circa viene. Esatto, quindi diciamo sicuramente il prezzo un po' aumenta, però è chiaro che rispetto a Oculus, che ricordiamo necessita per forza di cose di un computer comunque di fascia alta, perché sennò la VR non riesci proprio a gestirla. Stessa cosa anche l'HTC, che addirittura ha necessità di uno spazio adibito perché ha un sistema di riconoscimento del movimento particolare che diciamo è un po' proibitivo sotto questo punto di vista. Sicuramente l'accessibilità di PlayStation VR è in dubbio. La base installata c'è, perché in questo momento PlayStation 4 è la console più venduta. Quindi secondo me, se ci sono dei titoli interessanti, il costo basso, diciamo, e la fruibilità immediata, perché comunque la console la si ha già, e perché non credo che qualcuno si compri il VR senza la console, sarebbe inutile, credo che potrebbe essere un punto a favore.
bisogna vedere però i titoli, perché senza i titoli qualsiasi console è inutile, quindi bisogna vedere che titoli mostreranno, insomma. Domanda cattivissima. Per la vostra esperienza costante giornaliera da videogiocatori, la VR quanto vi può servire da 1 a 10? Se devo esprimere un parere personale, poco. Perché sinceramente non la vedo, anche per tutti i problemi, il motion sickness, tutti i problemi che genera, perché effettivamente ti proietta in un mondo, all'interno di un mondo, e quindi non sei esterno come quando giochi con un pad alla mano. Secondo me, se non ci sono, cioè se non c'è effettivamente un'implementazione con dei grandi titoli, io non so se quanto potrebbe attirare. Cioè a me ad esempio non mi attira tantissimo, però è un parere personale questo. Gianluca credo sì. che lo ci ha prenotato, quindi è il parere opposto. Sì, in realtà ho prenotato appunto la PlayStation VR. Credo che più che per esperienza del giocatore, forse sia da videogiocatore, sia più per l'esperienza umana. È molto interessante comunque immergersi in un altro mondo e di avere un feeling diverso, che comunque di solito è un feeling tattile. Questo è visivo, l'abbiamo, cioè lo vediamo tramite gli occhi, ma non siamo all'interno di questa realtà, siamo esterni. Certo. Ossia, e avere un'immedesimazione massima. Per tanto interrompo, il nostro social vuole entrare a gamba di no, volevo solo sottolineare che mentre voi tanto disquisite di VR, realtà virtuale, eccetera, abbiamo un Kanki in piena primavera, stagione dell'amore, che dice: ma quanto è bella Clementine. Piccola parentesi, Clementine è la protagonista di del gioco Telltale, The Walking Dead, ha annunciato la terza stagione sì. da poco, mentre invece grande assente di Telltale per ora in Batman. Che dovrebbe allora stare su PlayStation 4, in teoria. Chissà, o meglio, no, scusa, non PlayStation 4, Sony. Sì. Cosa stiamo vedendo qui? Visto che mentre noi discutiamo, qui c'è, sì. c'è un trailer, un po' di gameplay molto interessante da commentare. Sì. Allora, prima osservazione, cosa ne pensate di questo modo di individuare i nemici in questo... Cosa ne pensate? Vi piace questo, avere questo mirino, binocolo che vi permette di guardare magicamente già tutti quanti i vostri avversari? Mi ricorda molto Far Cry. Far Cry. Bravissimo, la stessa cosa. È Far Cry. Ma anche Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, cioè diciamo una meccanica questa che ormai nei giochi stealth viene... Non solo, perché Far Cry non solo, sì, sì, vero, però diciamo sì, sì. Si può affrontare in stealth comunque. Sono molto cattivo stasera. Mi ha dato ancora fiducia ai titoli Tom Clancy. Sì. Perché? Aspetta, a meno che non sia Splinter Cell. In quel caso sì. Ma in quel caso tutti sì. daremmo cosa. Ma Splinter Cell ormai allora fare questa domanda. È sparito. Ok. Splinter Cell sì. Ricordiamo questo come un piccolo dato, non per fare sempre mettere il dio nella piaga, l'ultimo titolo, a mio avviso, mi hanno fregato, lo dico. Sono partito con un hype spropositato, anche per colpa di qualcuno che è qui dentro, sia il nostro Leon con The Division. Sì, The Division di qua, The Division di là, abbiamo speso 150 euro di collector, tutti contenti, felici. Dopo due settimane The Division sta facendo la polla, cioè neanche fatto tutto, niente, ho fatto il raid, è finito in 20 minuti, ho riprovato anche recentemente, ma niente di che. Come si fa a dar fiducia a una software house che costantemente, purtroppo, a me dispiace essere così duro, fallisce, perché non è che dici, però magari sei tu, no, perché se dopo due mesi i dati alla mano dicono che in un MMO il calo di utenza dal day one ad ora è sceso del 94%, i dati di ieri questi sono, ufficializzati, 94%, c'è qualcosa che non va essendo un MMO. C'è qualcosa che non va. Diciamo marketing, che... ormai Assassin's Creed ha funestato questa software house per la community, per qualsiasi cosa. C'è un motivo perché c'è questa debacle ormai da anni e anni? Sicuramente c'è un'opinione generale nei confronti di Ubisoft quasi pessima. È un po' sbagliato perché comunque io è da lodare comunque Ubisoft per tante cose, perché è una delle poche software house che osa. Uno non lo direbbe perché fa sempre un Assassin's Creed quasi ogni anno. Quest'anno è una prima volta che vi è un salto. Però Ubisoft ha sempre comunque, ecco, come ad esempio quest'anno con Steep, che è un gioco molto di nicchia secondo me, molto particolare. Comunque osa, fa un The Division, un MMORPG, lo fonde con uno sparatutto in terza persona, crea un grande mondo come l'ambientazione fantastica distopica di New York,
Però non so, manca sempre qualcosa secondo me. Cioè, il problema di Ubisoft è che manca sempre qualcosa. Cioè, le idee ci sono, riesce anche molto spesso a svilupparle, però manca sempre un qualcosa che potrebbe elevare i titoli che crea a capolavori. Perché pensiamo pure Watch Dogs, comunque è una grande intuizione, lagging è attuale, ci sta, cioè l'idea era comunque, quando venne presentata, era un'idea innovativa. È stato fatto con Assassin's Creed ai tempi, è stato fatto con Prince of Persia ai tempi, cioè insomma è una software house secondo me che investe, che ha lungimiranza, che però pecca purtroppo nel passaggio finale, potremmo definirlo in termini calcistici. Insomma, gli manca qualcosa, manca qualcosa che potrebbe elevarla, secondo me. Cioè, il nostro socio vuole intervenire, continuando magari qualche domanda, oppure... Sì, allora, sono arrivate alcune domande. Intanto, Cranky continua la sua storia sentimentale con Clementine. È innamorato ormai, un amore. Ricordi oggi che abbiamo la stessa età, quindi se trovo la ragazza che ho ispirato a me la sposo. Marco sta un po' perplesso, forse perché è rimasto ai capitoli precedenti, e dice, ma dici la bambina di The Walking Dead? Adesso... Sì, però ora nella stagione 3 dovrebbe essere sedicenne, poi è un po' presto per il matrimonio, ma qua non entriamo nei dettagli. Comunque, ci sono due domande addirittura ad personam. Addirittura. Una è rivolta ad Alessio. Alessio, cosa ne pensi di Just Dance? Ok, a me. E se ce lo dici anche ballando è meglio, non è un'aggiunta. Just Dance. Diciamo, Ubisoft ormai ci abitua quasi annualmente a rilasciare un Just Dance, ha la sua fetta di pubblico, perché se no non lo farebbe, cioè non riproporrebbe un Just Dance, quindi sicuramente dal punto di vista marketing è pensata l'idea, perché per un pubblico casual comunque funziona, un gioco penso che sia divertente, cioè non ho mai giocato a Just Dance, però credo che comunque ballare e seguire i movimenti delle canzoni magari preferite per un pubblico casual, quindi non abituato a giocare assiduamente, possa essere divertente comunque. Però insomma, questo è quello che penso, insomma. Su Just Dance onestamente non c'è granché da dire. Sì. Oltre che ricordarci le fantastiche esperienze dei ballerini da due anni a questa parte, che erano tre onestamente. No. Mai come con Drake l'anno scorso, con la sua balca, quella bruttissima scena. Ok, abbiamo poi una seconda domanda per il presentatore. Prego. Momento chi vuole essere milionario. Quanti DPI alla Visus di Corsair? Ragazzi, tutto è sbagliato, perché era Razer. Aia. E mi sembra che sono 3500 DPI. Correggetemi se sbaglio. Se sbaglio, amen. Però mi sembra che sia così. Se sbaglia, insorgete. Non lo so. Che cosa... Che cosa diranno? Sì o no? Boh. Mettono nel frattempo, prova, comunque... Così proprio... Chissà chi sarà. La sul... diciamo sul... Nel frattempo, diciamo, continua la diatriba e la discussione inerente l'ambiguo matrimonio tra Kanki e Clementine. Alcuni suggeriscono di aspettare qualche anno, altri invece danno già la benedizione per il matrimonio. Cosa stiamo vedendo qui in questo momento? Il Damia91 comunque si congratula per la risposta e dice bravo, era un trabocchetto. Ah, salutami, di che presto lo saluterò. Anzi, presto ti saluterò. Ciao. Minaccia proprio. Minaccia i nostri cari fan. Chissà chi sarà mai proprio. Mamma mia. Come si chiama? Damia? Damia91. Un nome anche abbastanza ambiguo. Damian. Attenzione. 2017. È finito. Guardate un po' che c'è lì sotto. Il VR della Samsung, sì. Ormai è proprio la partnership è ufficiale proprio. Attenzione, questo è un... Phantom Dust, ragazzi, attenzione. And
most importantly, because this game, for those who haven't heard of it, this game is actually a collectible card game that's wrapped in an action RPG. So at the end of the day, the mechanics lend themselves really well to Xbox Live Arena and tournaments. So that's going to be a capability. Right. And then the game, when it came out, was very of its time, and we did a little bit of user testing on it. Semplicemente sta... Il segreto di Pulcinella sta spiegando come può funzionare un picchiaduro all'interno di una mappa che dovrebbe essere abbastanza distruttibile. Magari speriamo che non avvenga il classico gioco degli angoli stile Tekken e vai dall'angolo e poi non ne esci più. Però vediamo un po', perché Phantom Dust era sparito da dopo l'anno scorso, due anni fa, e vediamo un po' cosa ci dice la responsabile Microsoft. Stanno riuscendo fuori tanti titoli scomparsi. Sì. Che forse è scomparsi proprio. Attenzione ragazzi, notizia ufficiale, senza altri pochi dettagli, Phantom Dust sarà disponibile nel 2017, penso su Xbox One e PC ormai, sì, visto che sì, ormai usciranno ovunque, quindi un'altra bella notizia da segnare, sicuramente i ragazzi di GamerAgenzia.it che sono qui dietro a lavorare la faranno prima possibile, anche quelli di VMAG. Certo. Attenzione, andiamo avanti il con social, sempre roba Microsoft. Ah. Cioè il social vuole intervenire? Va, una risposta a Urameshi, sì, la live di Sony è alle 3, quindi stiamo facendo il road to conferenza Sony. Sì, stiamo facendo un approfondimento di ciò che abbiamo visto oggi e intanto anche ultime novità sulla telenovela che ormai appassiona tutti i nottamboli, ovvero sempre la storia d'amore tra Kanki e la bella Clementine. Notizia bomba per te, Kanki, sì, c'è una ragazza in carne ed ossa dietro Clementine, quindi puoi convolare nozze, ma a 40 anni. Fai un po' a te, è Melissa Atkinson che dà la voce a Clementine, quindi fai le due valutazioni e un po' facci sapere magari. Qui chiedo un aiuto a qualcuno di voi, perché io sono un amante malato di Halo ovunque, ma io dei giochi strategici non riesco proprio a digerirli, non c'è niente da fare. C'è qualcuno di voi che li apprezza? È Jove Empire, vecchia scuola, Total Warhammer è uscito recentemente. Amante sfegatato no. Anche perché però non riuscirei a fare un apprezzo, commento diciamo tecnico, perché non sono un grande esperto purtroppo di giochi strategici. Strategici. Anche se questa sera dislessia. Vediamo gli scorpion ignoranti che distruggono tutto e tutti. Come avevamo anche visto durante la conferenza Microsoft, sono presenti anche nuovi veicoli. Mai visti prima. Questa funzione che ci sono tutti questi veicoli è impressionante. È cos'è questo? Un modo di questa è la base. La base dove puoi... noi potremmo poi dopo ampliare e farla diventare a livello 2, come hanno anche mostrato, in modo tale da poter aumentare la nostra armata. Credo che questo qua sia un sistema di healing per poter portare la nostra armata al massimo della vita. E qua è un normale attacco, forse suicida. Però addirittura possiamo chiedere rinforzi. Sì, direttamente. Questo qua è molto alla Warhammer 40.000. Ok, vedi che qualcosa sai, che ci può aiutare in questo momento. So. Tutti qua, nessuno è esperto di giochi strategici. Manco quindi io, però. Salvaci. Conosco. Cercherò di è finito. È salvato. Cambiate gioco, vi prego, cambiate gioco. no, qualcos'altro, per favore. Social. Il nostro social vuole intervenire. Intanto qui chiamano addirittura Halo Wars come la copia sbagliata di XCOM, che è un po' un'eresia, perché comunque XCOM è un genere completamente differente. Sì, incentra sulla gestione di poche unità e quelle hai dall'inizio della partita, non puoi raccogliere risorse, non puoi crearne altri. È molto differente dal tipo di strategia che offre, dal tipo di strategia offerta da Halo Wars. Urameshi invece, eccitato, si sveglia con un po' di ritardo e dice: Miyazaki al lavoro su tre nuovi capitoli, che è un argomento che noi abbiamo già trattato. Sì, Urameshi è al lavoro su tre nuovi capitoli, ma non si sa di cosa. Nel senso, sono tre giochi, facciamo un piccolo recap. Uno, quindi la From Software, uno è un action GDR e non fa parte né dell'universo di Bloodborne né di Dark Souls. Un altro è un titolo completamente nuovo, anche per come genere per la casa di sviluppo giapponese. E infine, secondo i rumors,
potrebbe esserci anche un nuovo capitolo della serie Armored Core, i famosi robottoni che sono da un po' di assenti, da un po' di anni assenti. In effetti non ci sono molti giochi con i robot. No, Titanfall mi sa che è uno dei... Sì, Titanfall è basta. Gli ha toccati anche Kirby. Kirby, probabilmente robot, ma... I robottoni con Kirby. I robottoni. Intanto abbiamo osservato un enigmatico trailer di Tacoma che dovrebbe arrivare entro quest'anno, annunciato qualche mese fa, mi sembra soltanto sempre su Xbox One e PC, credo, non sono sicuro, mi affido a qualcun altro. Comunque si è risposta, non mi ricordo come si chiama il ragazzo, che ci ha fatto la domanda su From Software. Sì, probabilmente potremmo sapere qualcosa durante la conferenza di Sony. Visto la loro sì, anche perché sono in fronte, la sua non era tanto una domanda. Sì, la sua non era tanto una domanda quanto un'esplosione di gioia improvvisa. Valore okay. della gioia più gioiosa. Ha seguito anche il resto della chat che dice speriamo in un Bloodborne 2. Ah, no, sempre Rameshi, è sempre lui che fa a botte di sotto. Rameshi, ok, vuoi molto Bloodborne 2, qualunque notizia da parte di From Software, ce l'auguriamo tutti quanti questo, sì. Però ancora non sappiamo effettivamente cosa annunceranno, forse appunto DLC per Dark Souls 3. Probabilmente, sì, molto, anzi, credo un'altissima possibilità saranno anche mostrati. Il primo, se ci siamo, ottobre. Beh, comunque, ecco, sì, infatti, non dista molto troppo. Non dista troppo, penso no, quelli esatto. di Doom Bethesda che è uscito veramente di recente, perché non mostrare con la From il DLC Dark Souls? Però c'è anche un'altra, comunque, volevo cambiare argomento. Un'altra casa che è mancata, che abbiamo solo appena sfiorata durante queste conferenze, 2K. C'erano tanti rumors su 2K, ma davvero tanti. E tra cui anche un possibile GTA, ma era scontato che non si parla di GTA, si parlava di Bioshock. Bioshock. Si parlava di una remastered. Si parlava anche di un nuovo Bioshock senza Ken Levine, ovviamente. Dove vai? È sempre lo stesso problema come per Dark Souls, un Dark Souls senza Miyazaki. Ma io credo che sia giusto che quelle serie siano così belle che a un certo punto devono mettere la prova fine e andare avanti, invece di continuare a portare avanti quei prodotti che vanno poi a intaccare quanto di bello è stato fatto in precedenza. Non ha senso. Social. Il Kanki giustamente ci ricorda Borderlands 3. Che effettivamente l'altro è stato annunciato. Però è ancora all'inizio del suo ciclo di lavorazione, quindi probabilmente è un po' prematuro, sì, difficilmente. Posso dirti, Kanki si chiama? Kanki, Borderlands 3 per il momento è soltanto un miraggio, perché sebbene Battleborn sia un mezzo fallimento di vendite, e considerando che neanche dopo un mese è stato messo al 50% di sconto su Steam, quindi è emblematico come la situazione di Battleborn, gli sviluppatori, che sono questi stessi, Gearbox Software, hanno annunciato che finché non finiranno di completare tutti i DLC in programma per i nuovi eroi e mappe o quel che sia di Battleborn, non si metteranno al lavoro sul nuovo Borderlands, quindi bisogna attendere. Non so quando è il termine ultimo di Battleborn, ma fino a quel momento non lavoreranno su due progetti insieme. Vabbè, sicuro al 100%. Buono così. Sì, però dall'altra spero che, vedendo la situazione, anche perché far uscire un piccolo excursus, far uscire Battleborn, quel tipo di genere, con neanche 10 giorni di differenza con Overwatch, è un suicidio. Sì, certo, è stata veramente una grande mossa, a mio avviso. Un po' un suicidio, sì. Non l'ho capita e mai la capirò. Però vabbè, a volte quel gioco fatto uscire Natale scorso, gennaio, a questo stiamo parlando di un altro titolo, ma fai uscire aprile il gioco o inizio maggio con l'hype post seconda e ultima open beta di Overwatch, esatto, che c'è stato poi il botto, il clamore. Ma che cosa vogliamo raccontare? È stato un fallimento per quello, anche perché noi di Game Legends l'abbiamo recensita, io stesso l'ho recensita, dandogli un 7 punto qualcosa. Il gioco era tanti spunti, però il problema di base è che era vuoto, nel multiplayer era un gioco freddo, non ti dava nulla, e quindi è morto e sta morendo purtroppo così, un ciclo molto breve purtroppo. È un peccato, perché quando delineate
case sviluppatrici o team di sviluppo lavorano così bene con i miei giochi, vedere che nascono e muoiono così precocemente fa sempre male all'industria videoludica, però è stato sbagliato il marketing. Anche perché sappiamo benissimo insomma, l'impegno, la fatica, il lavoro che concerne lo sviluppo comunque di un videogioco, quindi è sempre brutto quando a poca distanza c'è già un riscontro così negativo. Questo intanto mi sembra un recap di ciò che è stato fatto da Microsoft. Che continua a dire che è tanta roba. Anche Forza Horizon 3, Forza Horizon 3 ricorre che a mio avviso con questa batteria di robot diversi da utilizzare, Forza pure sembra molto promettente. Gears non c'è neanche niente da dire. Halo Wars per gli amanti credo sarà del il genere, top. Sì, sicuramente. E quindi penso che con questo video chiudiamo anche noi il la parte Microsoft, sì. Possiamo concentrarci anche su altro, magari seguendo anche in scia ciò che ci vogliono far mostrare lì in diretta a Los Angeles. Beati loro, non ci saremo anche noi prima o poi. Guarda che da loro è giorno. Giorno. Staples Center, ragazzi, dove giocano Los Angeles. Occhiaie proprio. Attenzione, ragazzi, qui proprio non è che altro che cosa. Cosa ci fai tu lì? Vediamo un po', io sentire. Ragazzi, attenzione, ci mostrano la Xbox One S, la scatola con... Attenzione, altro che chiusa. Qui si ricomincia con il boss della divisione Xbox di Microsoft, ovviamente, il buon Major Nelson, famoso per Twitter, perché twitta costantemente ogni ora roba Microsoft. All'account sotto pelle. E anche oggi ha questa spilla che io la desidero, la bramo, veramente è fantastica. Bellissima. Si può notare tranquillamente come lo stesso conduttore è stupito dalle dimensioni esili della confezione. Sì. Ci ricorda palesemente la confezione della PlayStation 4. Sì, assolutamente. È identica. Vero. Quindi un nostro collaboratore in redazione ha fatto una battuta, ma a mio avviso è molto giusta, ossia che tale console sia un ibrido tra la Wii U e la Wii e la PlayStation 4. Per quanto riguarda le forme, sì, ovviamente per Boxai non è nessuna accusa, niente. Attenzione, l'unboxing ufficiale. Vediamo un po'. Che il design è veramente. Vediamo quanti soldi mi farete spendere. Vediamo un po'. Sì, li avrete. No, la base è figa. C'è una base. Mi sembra che sotto hanno messo tutte le parti USB e anche il tasto quello della sincronizzazione. Ho notato nel trailer. Allora, libro. Lì c'è il classico libro delle istruzioni. Il codice. Che sono vede oramai. Che non ce ne importa niente. Esce così. È piccolissimo. Mamma, è veramente piccola. No. Slim, d'altronde. La maneggia come fosse. No, ma sembra leggera. No, beh. È solo il case, probabilmente, come la maneggia. Ok. Quello là penso sia la basetta per metterla in verticale. Sì. Anche la reazione è molto più carina rispetto a queste alle righe. Avendo studiato bene la base, diciamo che dov'è quel semicerchio, lì dietro c'è una ventola e lì dietro c'è il mini alimentatore. L'alimentatore è interno. L'alimentatore è interno. Questo lo stesse chiedendo. Quindi è già un passo come in avanti. Come PlayStation 4. Ha un lettore Blu-ray, perché molte persone, prima dell'annuncio e prima che venisse mostrata, dicevano che non avrebbe avuto il lettore Blu-ray. Per contenere per i costi, diciamo, spazio, ma sì. Sarebbe stato folle. Ma improponibile. Per assurdo, questa console, che deve essere una versione economica, è almeno 4 volte più potente della One che gira attuale. Tutto. Quindi c'è una miglioria generale in qualsiasi... Un attimo. È cambiato anche l'alimentatore. Sì, questo è veramente uguale a quello della PS4. È cambiato costantemente tutto. Abbiamo le classiche prese. Se si può dire, gliel'hanno fatta. Sì, vabbè, in effetti non ci voleva tanto. Vabbè, internet classico, internet, prese varie. C'è una. Due USB. USB. Due HD. Un'altra USB là davanti. Quello lì voglio capire cos'è. Quello sotto il tasto. Quel pulsantino sì, per centrale. Per dentro lo Scorpion. Dici? No, magari sto scherzando. Chissà, speculazioni. Ah, ma forse è il supporto della parte. Ok. Mannaggia.
Niente Scorpion sotto. A differenza del bottoncino laterale che ha adesso, no. Comunque, diciamo, è l'Xbox One Slim, nel senso, se vediamo frontalmente ricorda tantissimo l'Xbox One, sì, cioè si vede che è una versione Slim, insomma, non è proprio diversa. La cosa che mi sta impressionando è la... è molto, mi sembra veramente leggerissima su questa console. Sì, sembra... cioè... sembrano maneggiare qualcosa di vuoto per come lo muovono. Magari è un pacco dentro, non c'è niente. È soltanto la scatola perché dentro ancora non è pronto nulla. LED blu. Il LED blu. Quindi anche un cambio della classica luce bianca. Anzi, o meglio. Sarebbero delle muovenze. Luce verde, luce bianca, luce blu. Luce rossa. Purtroppo, segno della croce e tanti pianti. Il nuovo controller. Diciamo, il nuovo controller... porta poco. Intanto dalla nostra chat arrivano qualche già i commenti riguardo questo unboxing all'opera di Major Nelson. La maggior parte del pubblico sembra interessata all'espressione di da bambino felice quasi a Natale di Major Nelson che scatta il suo pacco regalo. Alcuni dicono bella, altri sono un po' scettici in merito a questa scelta di mettere l'alimentatore interno. Appunto dentro la console, in quanto secondo loro potrebbe causare un surriscaldamento dell'Xbox. Facciamo comunque una precisazione per chi se la stesse chiedendo: no, non è la Scorpio, ma è la Slim. La Slim che sarà disponibile ad agosto in tutto il mondo al prezzo di $299, quindi diciamo 300 euro, sì, contando l'IVA, non so, 300 euro diciamo, dai. Comunque, per rispondere alla domanda sul surriscaldamento, non credo perché PlayStation, perché PlayStation non si surriscalda, e poi credo che ormai no, le tecnologie da adesso PlayStation si surriscalda. Però non esiste. È che Sony sono due generazioni console che ha l'alimentatore interno. Esatto, quindi non credo che siano stupidi. L'unico problema fondamentale è il rumore, perché PlayStation dopo 5 ore di gameplay pare un aereo. Poi continuando l'analisi complessiva del nuovo prodotto, il pad cosa porta di nuovo? Non è l'Elite, è una rivisitazione del pad, quello classico, quello da 45 euro. Hanno aumentato il range wireless, ossia possiamo andare molto più lontano per poter videogiocare. Ah, ecco la One. Ok, quindi ci possiamo fare un confronto. Hanno migliorato la sensibilità dei grip sotto, quindi sarà ancora più comodo ergonomico come pad. Sarà anche Bluetooth. Sarà Bluetooth. Deve essere wireless. No, per me è uguale. Può fare da cover comunque la vecchia One, dai. Sì, una cover. Chiama Copperfield. Io lo voglio vedere a fianco, però. Sì, in effetti sarebbe stato più bello una la S sopra la... Almeno capisco, perché così me la copri. Esatto. Potrebbe saltarsi 2 centimetri di differenza. Ok, ti confermo il prezzo di $299. Ok, c'è anche vedere il supporto verticale, incluso nella confezione, la differenza di Sony. Quindi questa differenza di Sony che dovevi comprarti all'esterno. Esatto. Devi ancora comprare l'esterno a 20 euro un pezzo 20 di euro. Io ancora non l'ho comprato, ma poi io. Lo stand verticale è molto bello. Veramente bella l'idea. Mi piace veramente tanto. Perché fa passare l'aria sotto. Esatto. No, ma anche a livello di design è molto bella e slanciata. Non è vero, l'espressione di Major Nelson è... è come me quando mi regalano. E lui scappa con il Xbox. Momento social. Doppio momento social. Esatto, da Los Angeles a qui alla FK Store di Roma. Ne arriviamo per primi e diamo la parola a Salvatore Conte, o meglio i dubbi di Salvatore Conte, che ricollegandosi un po' a ciò che abbiamo visto e comunque alle novità annunciate da Microsoft, dice: speriamo che Sony faccia qualcosa per il pad. Con il DS4 ci vuole proprio un rework ergonomico e nei materiali. Sì, lo dicevamo prima, i materiali mi trovo d'accordo. Per quanto riguarda l'ergonomia, dipende, perché dipende da persona a persona. Io personalmente mi trovo molto bene col pad, col DualShock 4, sia su PC sia su PlayStation 4, tranquillamente. Quindi sì, per quanto riguarda i materiali è vero, è plastica, molto scrausa. Ma io secondo... Però... per la cosa ergonomica secondo me è impraticabile, perché purtroppo
purtroppo non è sfruttata, però dipende dal touch, perché la differenza fra il pad sostanziale, fra il pad Microsoft e Sony, è proprio il touch, che purtroppo è praticamente misteriosamente anche non sfruttato, però è quella la differenza, ecco. Vogliamo continuare i social, qualcosa? Intanto buonasera o buongiorno effettivamente a Light. Ok, adesso dovreste sentirmi meglio. Buonasera o buongiorno a Light o God. E ultimi aggiornamenti, questo ormai ce lo giochiamo veloce perché già abbiamo dedicato troppe puntate alla storia d'amore tra Kanki e Clementine. Kanki tradisce Clementine per la donna che stava prima in streaming insieme a Clementine e dice: io mi faccio lei altro che Clementine. Marcus Zero Dark dice: io invece mi faccio la console. Giusto, giusto. Visto e, che okay, scusami. Però Cavallo 94 ci riporta, diciamo, un momento di serietà e dice: vorrei fare una domanda, se è possibile. È possibile. Allora, visto che ora molti giochi Xbox andranno anche su Windows 10, il live si pagherà sempre? Soprattutto visto il crossplay. Gradirei molto se rispondesse Luca, visto che lo vedi un po' spento. Beh, il live, se dovessimo pagare il Windows Store su PC, non credo. Sinceramente sono titubante, anche perché avendo anche la parte Steam, Origin, tutti questi store già abbiamo comunque... Ci sono tanti titoli New Play e Battle.net, possiamo veramente, ce ne sono parecchi e tutti gratuiti. Non vedo come sfruttarla a proprio vantaggio per Microsoft, quella di proporre una Windows Store a pagamento su PC anche, cioè di riproporre il Windows Live attraverso il Windows Store. Ok, però la domanda era leggermente differente, non era se la formula a pagamento arriverà su PC, ma perché io utente Xbox devo pagare? Perché non renderlo gratuito? Questa è una bella domanda, sì. Ma anche quindi su One lo intende? Lui intende, sì, dice perché su Xbox, cioè esiste la possibilità che il live su Xbox One diventi a pagamento come, diciamo, parte di questa nuova ristrutturazione del servizio? Io ti rispondo molto semplicemente. Sony insegna, fare le cose gratuite porta soltanto un danno al servizio che poi lei ti offre. Perché? Magicamente, dopo che Sony, con l'avvento della PlayStation 4, ha reso obbligatorio il PlayStation Plus, quanti attacchi sono stati fatti al PlayStation Network? Non gravi, cioè no, assolutamente non grave come storico. Da Blizzard due anni fa, che hanno fatto una Natale, sì. Tutti però. Prima Sony ogni settimana, ogni mese era sotto attacco, erano fregati gli account, ricordiamoci quello clamoroso, anche le carte di credito, una cosa di assurdo. Perché a Microsoft non è mai successo una cosa del genere? Perché dai tempi della Xbox 360 è stato sempre reso a pagamento, quindi il servizio è sempre stato sicuro, pronto a rispondere a ciò che la gente voleva e soprattutto non ha mai ho avuto un problema di dire: guarda, oggi purtroppo l'Xbox Live è offline, oppure un mese, una settimana, no, con quella volta. Anche perché se succedesse, tu che paghi? Devi chiedere il rimborso, assolutamente. Sì, Social. A tal proposito, subito si parte in contropiede Orange Man 94 arancione. Su Steam, poi magari dici perché arancione, potrebbe essere una cosa curiosa, su Steam non paghi niente. Però quanti attacchi sono stati fatti? Perché Steam ce la fa e Xbox no? Perché l'esempio, perché l'esempio che posso farti è che su Steam i giochi che compri da Steam eventualmente a sua volta non hanno dei controlli come in altri titoli. Ossia, se io vado a comprare un Call of Duty su Xbox One, oltre che Activision va a controllare costantemente i server, anche Microsoft va a lavorare sulla difesa. Su Steam non avviene. Counter-Strike è la patria dei cheater. Perché? Perché non c'è un controllo da parte di nessuno, da neanche colui che ti vende un prodotto. Non c'è niente. Cioè, sono Valve, purtroppo se ne frega di questa cosa. Counter-Strike è ingiocabile per quello, se non a livelli extra competitivo. Questa è una cosa sotto io, davanti, penso sia così, a mio avviso. Sì.
piccola parentesi sempre del buon Kanki, che ormai è la nostra mascotte ufficiale della live. Ragà, dite che è una buona idea andare a correre alle 5 di mattina quasi nudo in aperta campagna? Prova e facci sapere, potrebbe essere interessante. Invece, mi sembra sia stato... Con video annesso, esatto. Light o God, prima, speravo appunto in un annuncio di Crash, ovviamente è un argomento che già abbiamo trattato, ma quello di cui si potrebbe parlare, in quanto comunque ha acceso la discussione, cioè chi subito ha fatto la doccia fredda a Light bacchettandolo dicendo ma figurati se annunciano Crash, figurati di qua, un tema anche che appunto si parla sui social è che molti attendono l'annuncio di Crash e di The Last of Us 2. C'è il rischio che nonostante diciamo un'ottima conferenza di Sony, con queste due assenze possa essere molto penalizzata Sony stessa, che non possa diciamo ambire a un buon risultato senza questi due protagonisti, perché comunque abbiamo visto che per Crash, detto molto papale, la butta un po' male. The Last of Us non lo sappiamo, abbiamo espresso prima i nostri dubbi, quindi Sony potrebbe effettivamente fare un'ottima conferenza, perché ha tutte le carte in tavola per presentare una buona lineup, ma potrebbe scontare appunto questa assenza. Beh, diciamo che se questo si rivelasse vero, sarebbe comunque una nota negativa nei confronti di Sony, perché comunque Sony non può dipendere, un'azienda importante e grande come Sony non può dipendere da Crash e da Last of Us 2. Cioè un'azienda come lei deve necessariamente produrre costantemente grandi titoli che diciamo non facciano rimpiangere magari l'assenza di un The Last of Us 2 o di un Crash Bandicoot. Se ciò non accadesse sarebbe preoccupante, secondo me, nel senso che Sony deve avere qualcos'altro necessariamente, credo, perché sì. Tanto noi ci ricarichiamo, sì, sì. Se volete qualcuna Red Bull per riprendere, quale? Io ho limone non c'è, questa c'è quella gialla, la Yellow Edition è i gusti frutti tropicali, quella rossa è i gusti bosco, no, quella gialla. Tu invece? Io vado sulla standard. Standard. Che onore. Arriva la standard, momento. Scusate, ma il problema è comunque anche in chat vogliono la Red Bull. Anche in chat comunque vogliono la Red Bull e il buon Orange Man. Ah, è l'arancione perché è orange. Buongiorno. Vuole anche lui la Red Bull. No, ritornando al discorso Uncharted, The Last of Us e Crash, sì, ovviamente Sony non può vivere solo di queste due IP, solo di queste due saghe. Il problema è che con tutti i rumor che ci sono state, tutte le attese, la qualità, diciamo l'importanza di questi due brand e il pubblico che ormai si è attaccato all'idea, il pubblico vuole vedere, pretende la visione di questi due giochi alla conferenza Sony. Scusa se ti interrompo, credo che sì, vediamo Lego Dimension, attenzione, vediamo un po', cioè, anzi sicuramente visto che ci sono dei pad della PlayStation 4, vediamo un po' di gameplay, questo è un titolo attesissimo, qui vedremo un gioco da Lego, che fa sempre scalpore, con la fusione di tutti gli universi immaginabili, sì. Marvel, tutto, ma Batman. È cambiato anche il portale. Ma senti, mi sembra che sì. Sì. Vediamo un secondo cosa dicono. Non si sente la voce. Ok. It's coming along, but he has to spend more time on it so we can see it faster. I know you'd like to see it faster, right? I would love to. Okay. Yes. All right, well, we'll convince with that. Tell them the fans are asking. All right, well, Eve, it's always great to see Thank you. Thank you so much. Thank you very for much coming for and supporting me. YouTube, and we'll take a look at some of the new content. What do we have to show here? So this is the battle mode, and this is the brand new one of the brand new modes we're bringing in two dimensions. And if we just jump into capture the flag, yeah. A brand new mode, four player multiplayer. Uh-huh. So we go and split. Should I jump in? Jump in. Right. Everyone's dropped First in. First game I get to play tonight. Yeah. So we're all flying through the portal. Who's Jeff? I'm Strutch. Okay. Yeah. Sure. Okay. Mentre vediamo Lego Dimension. Yes. Sì. In sovraimpressione, Geggio la vede lunga e qua apre diciamo un capitolo che potremmo stare qua a parlare appunto della conferenza Sony. E dice, ma se invece di essere un Kratos anziano che allena Thor a distruggere il Valhalla, ovviamente si riferisce all'ipotetica presenza
di God of War, del nuovo capitolo di God of War, che vedrebbe la, un nuovo protagonista al posto di Kratos e un'ambientazione norrena, quindi sulla, sulla mitologia dei paesi del nord. Mi riesce veramente dura. Difficile. Kratos, sì. God of War senza Kratos? No. La tipologia di dei. La mitologia norrena. Beh, non sarebbe male come... Sì, sì, come sarebbe una puntata aria fresca in tutti i sensi. Sì, sì. Però, vedendo anche la trilogia... Sarebbe una bella cosa, probabilmente. Sì, sì, con Thor non sarebbe male. Però chissà, vedremo. Intanto osserviamo, allora, c'è subito Adventure Time. I Gremlin. I Gremlin. C'è Ghostbuster con i personaggi del reboot, neanche voglio guardarli. E c'è... cos'è quella lì? Harry Potter, sì. Ok. Quindi, che cos'è? Tipo una gara stanno facendo? Sì. Tipo devono aggiungere un checkpoint con queste le bandiere. E devono raccogliere bandiere. Il Gremlin è bellissimo. Che allora il paesaggio, un po' come hanno messo gli edifici, comunque mi ricorda vagamente Lego Wars. Ah, come struttura. Devi andare addosso a un personaggio, combatterci e prendergli la bandiera e poi portarla lì e fare un punto. Ah, figo. È molto bella questa cosa. È un buon titolo, cioè meglio, modalità multi. Ah, intanto arriva una ventata, era fresca. Qui dentro la sala streaming del FK Store di Roma, che fa sempre piacere. Sì. Oltre alla gara, ci risveglia pesantemente. C'è da dire che Lego, che la serie Lego porta sempre qualcosa di divertente. Cioè, sì, con Lego Wars abbiamo visto l'anno scorso, ormai da un anno che è disponibile, abbiamo visto addirittura i draghi. Non per modo di dire, ma abbiamo visto veramente i draghi. E pure questo Lego Dimension sembra veramente interessante. Chi di voi aspetta il film di Batman di Lego? Assolutamente io. Mamma mia. E Lego Movie credo Lego che... Lego Movie è un bello. Batman... È meraviglioso. Scusate, vi avrò svegliato questo sonno, sì, che incombe. Forse finalmente c'è stato la live, tu. Mamma mia. Eri distrutti. No, Batman Lego Movie, bel titolo. Bel film da aspettare. Forse assolutamente. Forse meglio di Batman vs Superman. No, non cominciamo a aprire quella di Batman. Non abbiamo detto nulla. Scusate, basta. Andiamo avanti. Prego. Nel frattempo, anche in chat è partita la canzone di Lego Movie. Viva Lego Movie, tutti a cantare anche in chat. Nel frattempo manca mezz'ora al pre-show della conferenza Sony, un'ora alla conferenza Sony, e vi ricordiamo che noi vi terremo compagnia fino alla fine della conferenza Sony e anche successivamente. Perché ci sarà, mi sembra, Square. Sì. È previsto, sì, un live stream di Square Enix. Ovviamente anche nel resto del mondo l'attesa si fa sempre più... Grande, esatto, e a conferma di quanto dicevamo prima, la maggior parte dei tweet sono sempre: se non verrà presentato The Last of Us 2 mi do fuoco, se non verrà presentato Crash mi suicido e tutto il resto. Quindi c'è una questi sono i due titoli più richiesti, ma c'è anche un'altra categoria di persone, tra cui Orange Man, che dice preferire i titoli nuovi invece che nuovi capitoli di vecchi titoli. Quindi c'è, si sente, si avverte in realtà la mancanza di una bomba, di una, sì, nuova IP, di un nuovo gioco, una nuova saga, che è qualcosa che è anche un po' mancato nelle altre conferenze, che sono andate molto su saghe, su capitoli già annunciati o comunque nuovi giochi ma annunciati magari già allo scorso E3. Sono iniziato a ribaltare la situazione? Non sono d'accordo sull'ultima frase. Sempre per ribattere sul punto che per il momento, e spero che non sia soltanto Microsoft aver fatto questo, non è vero che non siano state mostrate delle nuove IP, perché c'è il Record che finalmente è stato mostrato e sembra molto interessante. Il gameplay, questa interazione con questi 5 diversi robot, sì, li definisco, sì, così, sembra molto molto interessante. Al fine del gameplay ci sono tutti quei nuovi indie che dovrebbero essere esclusiva loro, c'è Inside che sembra anche molto interessante. Dunque non sono così negativo che in queste tre tutti siamo adagiati sugli allori, hanno rifatto le classiche remaster, che poi non sono state, eccetto Skyrim,
No, soltanto Skyrim, che è un evento. Sì, credo... la remastered di Sonored nella Collector sono rimesso, quelle di South Park. Però quelle già uscite di South Park invece. Però quelle diciamo, sono offerte per invogliarti a anche a chi non è... Esatto. E le apprezzo tantissimo. La remastered di Dishonored è con la Collector Edition. Sì, sì, comunque però... Per se tu la preordini hai tre copie... Non è vero. No? Una? Benissimo, no, ho sbagliato. Una, sì. Una copia in digitale. E comunque... Lo metto ieri sera. Benissimo, lo smettivo subito. Intanto Giorgio 90 ci chiede una Red Bull, passate una Red Bull. Gusto 90. Sono il barista, che gusto? Gusto, facci sapere e ti verrà tramite la nostra meravigliosa tecnologia una Red Bull. No, comunque quello che dicevamo prima non era tanto riferito solo a remastered o comunque seguiti, ma anche in realtà giochi già annunciati precedentemente, appunto Record era già annunciato lo scorso anno, Zonored già annunciato, Prey comunque è stato riportato in vita sotto altre forme, ma comunque già si conosceva. Manca la sorpresa, e anche perché questo E3 è stato, diciamo, funestato da una serie di leak impressionanti, sì. Tutto è stato spoilerato. Incredibilmente però della conferenza Sony non si sa molto, se non appunto il probabile God of War, per il resto... Anche quella Nintendo è un mistero. Nintendo si è spiegato che il protagonista sarà Zelda, Wii U e Zelda NX. Attenzione, vediamo un po' di direttamente dal canale IGN Live, vediamo un po' di gameplay del già un po' criticato, amato, odiato, come si dice? Steep. Dovrebbe essere il nome. Ah, finalmente vediamo un po' di gameplay. Ok, quindi ovviamente questo è un dibattito che stavamo facendo di là in redazione, ossia sfruttare queste correnti per salire e scendere. Vediamo un po' come funziona. Cioè, che la particolarità del titolo è la fusione di vari sport estremi, paracadutismo, sci, diciamo, ad alta quota, snowboard, anche il volo con la tuta alare. Titolo particolare, molto particolare. La resa grafica, cioè, diciamo, l'effetto neve con il sole al tramonto o al mattino, non so, sembra realizzato molto bene. Molto bene, sì. Non sto apprezzando il paracadute, che sembra che è in un forno, non so se avete presente l'effetto vento, sembra che sta cuocendo, non mi piace. Queste freccettine anche non... Sono antiestetiche in maniera... Sì, il colore effettivamente è un po'... Niente. Che poi si parlava di un massive multiplayer, quindi probabilmente si potranno incontrare altri giocatori, conoscere le statistiche. Ehi, incontriamoci, facciamo a gara chi si butta più bene sulla montagna. Cioè, non riesce proprio a prendermi questo titolo. Intanto rispondiamo anche a Marcus, che chiede quanto fanno Nintendo. Il Nintendo Treehouse ci sarà domani alle ore 18, conferma dalla regia, chiedo. Dovrebbe. Confermato, domani alle ore 18, ovviamente ci trovi qui. Faremo sempre una conferenza pre-Treehouse della Nintendo, quindi dalle 17 in poi saremo online, anzi live, meglio. Cosa ne pensate invece voi di questo titolo? Vi ha scosso in maniera positiva o negativa, visto che parlavamo di un'assenza di vere e proprie nuove IP e quindi della mancanza di, non so, di azzardo da parte delle software house. Il problema però è che a volte credo che questa paura sia ben dovuta, perché io onestamente non riesco a capire... Questo è un azzardo, non riesco proprio a comprendere questo titolo. Magari son io e magari in futuro ci faranno comprendere bene cosa hanno in mente. Però ora come ora non riesco... Forse è più adatto ad un pubblico... Io non so, non lo vedo tanto qui in Italia. Probabilmente no, anche perché non sono sport particolarmente diffusi da noi. Ma non riesco quindi a non so... Non lo so. Magari in altre parti so, forse una cavolata, in Svezia, quelle parti delle sport nazionali non proprio... Non ho idea. Magari godranno con questo titolo, però non so proprio. The Address, diciamo, si trova a concordare con un'opinione che abbiamo già espresso anche durante il post conferenza Ubisoft, che dice: questo gioco degli sport estremi mi sembra l'inizio di giochi dedicati alla VR. Attualmente, se non erro, il supporto a VR a questo gioco non è stato
confermato e penso sia poco plausibile. La gente sviene le specifiche tecniche, ma siamo tutti d'accordissimi nel dire che sarebbe davvero stupefacente poter godere di un'esperienza simile in VR. Però no, per ora non è stato detto nulla. No. Però è stato soltanto un annuncio con un breve video gameplay, quindi sappiamo ben poco. Diciamo, apriamo nuovamente la rubrica i ragazzi di Game Legend, VMag, VR Gamer rovinano i sogni dei nostri spettatori. Con la domanda, ragazzi, ma le tre Sony fanno vedere Kingdom Hearts? La risposta è no, 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 no e no. 2.8. Ci dispiace, no, già visto. Ci dispiace, diciamo, dare l'ennesima doccia fredda. Come si chiama questo utente che ci ha posto la domanda? È The Legendary Biscottino. Biscottino, purtroppo per te sarei molto triste, perché qualche giorno fa hanno già spoilerato, hanno già pubblicato il trailer ufficiale esplicativo di Kingdom Hearts 2.8, che sarà, per fortuna speriamo, perché 2.9 ora manca, sì, davvero. Sarà l'ultima raccolta che uscirà in esclusiva su PlayStation 4 e comprenderà Kingdom Hearts Build by Sleep, sì. Poi Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Dream Drop Distance, ossia il capitolo uscito per 3DS, mentre Build by Sleep il capitolo uscito su PSP. Peraltro Dream Drop Distance con i sottotitoli in italiano, italiano. Non quindi è per quindi, chi a suo tempo, qualche anno fa, ebbe molte difficoltà a capire la trama, perché Kingdom Hearts non è che è proprio uno sparatutto, quindi bisogna comprendere varie sfaccettature. Sarà utile riprenderlo e giocarlo su una console casalinga, quindi sarà anche potenziato a livello grafico e anche nel gameplay. Comunque è sempre meglio giocarlo su una console portatile. Certo. E onestamente ho il vuoto di memoria per il terzo, per la terza componente, cioè Build by Sleep. Cioè Kingdom Hearts Unchained 0.2, se non sì, erro. Quello per proprio quello che dovrebbe avere il motore grafico, se non erro, sempre del 3. Sì. E poi del 3 invece hanno già confermato che purtroppo, ragazzi, non lo vedremo. Maggiori informazioni vi lasciate quest'inverno, sì, quindi sì. Magicamente sarà la classica mossa, esce Kingdom Hearts 2.8 e vai, è disponibile un'informazione, uscirà nel 2017 sì. Kingdom Hearts 3, non uscirà mai, non uscirà mai. Esatto, quindi Biscottino, noi diciamo, abbiamo scherzato a riguardo, però è già stato detto che per nuove informazioni riguardo Kingdom Hearts 3 dovremo aspettare il periodo invernale, quindi non aspettarti molto su Kingdom Hearts 3 da questa conferenza. Anzi, facciamo non ti aspetta niente direttamente. Non sei nulla. È proprio distrutto così. Vabbè, continua, diciamo, il The Address, che comunque dice che il gioco, questo gioco che stiamo vedendo di Ubisoft, renderebbe molto meglio in VR. Sì, ma altro che senso di vomito. Però sì, infatti sì, non so se potrebbe cioè, essere veramente l'ultima cosa da fare. Purtroppo la realtà virtuale ha per adesso questo grande difetto, che è il motion sickness, che in giochi come questo io sinceramente non credo che potrebbero essere proprio giocabili, addirittura, a meno che non ci siano stati, che ne so, migliorie dell'ultima ora. Ma un gioco così in cui ci sono capriole, piroette, salti social. E un nuovo episodio sempre della stessa rubrica, ovvero in cui noi diamo la nostra vita, ma PS4 Neo innanzitutto ringraziamo Dead Narcos per il subscribe, grazie Narcos. Yoshida, boss di PlayStation, ha annunciato una settimana fa che PlayStation 4 Neo sarà assente categoricamente alle 3. Punto. Esatto. Quindi senza dire perché, no, sarà assente, punto. Quindi facciamo un riassunto di tutte le puntate della rubrica, che roviniamo uno per uno. Prima volta. Questa è Kingdom Hearts, ovviamente. No. Niente PS4 Neo. No. Infrange un altro sogno. Niente della stovaglia. Niente della stovaglia. Basta, infrangiamo i sogni tutti, per favore. Niente tre. Niente sogni. Neanche a dormire. Vi andiamo a dormire. Ritorniamo comunque a Narcos. La conferenza, appunto, inizia alle 3, alle 2:30, quindi tra un quarto d'ora dovrebbe esserci una parte di pre-show, quindi rimani con noi per questa avventura notturna. Vediamo tanti commenti. Domanda random: abbiamo fatto una marea di esclusioni, in definitiva
Che cosa mostreranno? Cioè, qual è la cosa che hanno in mano? Cos'è che ha in mano Sony, di certo, che sappiamo, che possiamo pensare che verranno lanciato? La Red Bull. PlayStation 4. La Red Bull. Allora, facciamo esclusione. PlayStation 4S? Riprendendoci. No, Half-Life 3 non uscirà mai. Come Kingdom Hearts. Basta, è come Kingdom Hearts, non uscirà mai. No, esatto. Che cosa della Scardia? Allora, qua ci avventuriamo in un territorio molto delicato. Vai. Soprattutto perché io non mi uccidete, non conosco benissimo la serie, ma tento di dare voce al Todd che dice no, sbagliato. Mo vai a capire, no, sbagliato cosa, ma saliamo nel 2.8, quindi stiamo parlando di Kingdom Hearts, non ci sta Beat by Sleep, ma 0.2 a Fragmentary Passage, più Unchained X, sono filmati, più Dream Drop Distance. Sì. No. Sicuri? No, cioè Beat by Sleep, cioè, a mio avviso. Perché nel trailer c'è acqua, vento e compagnia bella. Quindi io vado a memoria, Soltanto sono... No. Allora, no, anche il 2.8. Regia, per favore. Si fidi, regia. Abbiamo visto qualche Game Legends si ha fatto la notizia qualche giorno fa. Si fidi, regia. Allora, intanto andiamo per il discorso di Kingdom Hearts. The Last of Us 2? No. Almeno poco plausibile. Percentuale. Percentuale 5%. Percentuale. 5%. Percentuale 0%. 0% anche per me. Abbiamo un'ora messa. È uscito adesso Uncharted 4. È improponibile lanciarlo. Un trailer, un teaser. Che te serve? Anche io ricordo che. Tanto lo già hanno detto che lo faranno. Sì. Lo anche nello stesso Uncharted ci sta il mega. Poi devi vivere un anno con l'ansia. Problema è uno. Come l'anno scorso per Final Fantasy 7, che non era assolutamente pronto, però hanno alzato l'indice d'ascolto in maniera incredibile. Cioè, Final Fantasy 7 era ovunque dopo di aver lanciato la notizia. Quello che. Non mi stupirebbe tanto rivedere in una conferenza Sony una cosa del genere, anche se potrebbe essere in realtà una cosa negativa, perché Microsoft ha mandato tante cose che usciranno a breve. E Sony invece, quello che mi aspetto io, tanti titoli che usciranno a breve, mentre l'anno scorso non è successo questo, e avevamo The Last Guardian che ancora non è uscito, Horizon che non è uscito, Final Fantasy 7, ma comunque ancora non l'abbiamo giocato. No, non lo dico, uscire il 2017, quindi non è attuale. Insomma. Abbiamo visto Final Fantasy 7 di cui non abbiamo potuto giocare. Perché Sony non mostri, invece non mostra una line-up prossima all'arrivo, nei prossimi 6 mesi magari? E allora non può essere della Last of Us 2. No, però voglio controbattere. Però senso... cioè, la risposta che tu hai dato, sì, un controsenso per un certo motivo. No, nel senso, io ho detto che comunque non lo faranno vedere, e è una cosa negativa. Cioè, non vedo come possano farlo vedere, però al tempo stesso dovrebbero far vedere altri titoli, Sony. Sì, però non è tempo, a mio avviso, ancora di The Last of Us 2. Ma anche perché, guarda, vado a memoria, su VMag fece, mi sembra, proprio una news su questo fatto, e che un titolo, cioè un nuovo titolo Naughty Dog sarebbe uscito dopo aver completato totalmente Uncharted, quindi anche con il DLC single player che uscirà. Quindi... No, Urameshi effettivamente si è sentito chiamato in causa, che prima si è sentito un Urameshi e poi ci siamo interrotti e quindi è rimasto in attesa. Lui mi chiede che cacchio vuoi da me. No, niente, dicevamo che Urameshi brancolava per la chat affamato di Bloodborne. Probabilmente no. Infrangiamo un altro sogno. Non c'è. Accediate per Arcandino di Dark Souls, forse qualcosina ci dovrebbe essere. Invece andiamo sul più semplice, Horizon Zero Dawn. Questo forse sì, questo forse ve lo possiamo dare. Sicuramente sì. Anche lì il problema è semplice. Una settimana fa è uscito un trailer del gameplay, è uscito il trailer delle, anche hanno mostrato le collector, hanno mostrato tutto, diciamo, quello che doveva essere mostrato alle 3. Anche lì è stato annunciato il rinvio al 1 marzo 2017 in esclusiva sempre PlayStation 4. Sì, forse vorranno mostrare finalmente il rapporto con questi draghi, mech, sì, robot giganti, questo rapporto tra questa popolazione abbastanza marindigena, che però è ambientata in un mondo
futuro. Sì, è sì. È strano come mondo. Non sono chiare, anche perché diciamo... Il concetto della caccia, voglio capire. C'è tanta roba. Sì, magari. Dalla regia suggeriscono Dino Crisis, ma magari, mi sembra abbastanza... Sì. Mi sembra un po' troppo. Mi metto a piangere. No? Sì, Salvatore Conte che appunto è stato preso una botta di nostalgia e improvvisamente se ne esce dicendo Dino Crisis 4. No. Ma io lo spero, ma... Sì, no. Domanda secca. In chat, ma va bene. Ok, invece The Legendary Biscottina, un po' più sul concreto. Tra l'altro bellissimo Nick. Magari fanno vedere DLC di Uncharted. Ma sì, quello potrebbe tranquillamente. E invece no. No, DLC di Uncharted, forse addirittura single player. Sì, sì. Comunque, a pochi minuti dal pre-show Sony, ultima domanda secca. Previsione potente, vai, ciascuna previsione che dite succederà questo e non succederà questo per me. Vediamo un po' se magari poi ci rivediamo la registrazione e potete dire io ci ho preso. Ma secondo me un God of War 4 io lo vedo sinceramente fattibile, perché comunque vado a memoria, però diciamo l'ultimo capitolo che era uno spin-off insomma della saga, perché, anzi era un prequel addirittura della saga, è uscito a lunga distanza da adesso, quindi io credo che potrebbe essere plausibile un God of War 4. Non, secondo me, come diciamo prima, non ci sarà un Crash Bandicoot, non ci sarà un Bloodborne 2 molto probabilmente. Altre cose fattibili non annunciate sinceramente, e questo potrebbe essere proprio la, diciamo, il fattore entusiasmante un po' della conferenza Sony, perché secondo me è abbastanza enigmatica, nel senso è difficile fare previsioni su titoli che potranno essere annunciati, perché a parte l'esclusione di questi titoli che ovviamente per forza di cose sono un po' difficili da vedere dato appunto le recenti uscite, è un po' enigmatica secondo me la conferenza Sony, è difficile prevedere titoli che potranno uscire, quindi non so. Vabbè, oltre al prossimo. Vado io allora. Sì, secondo me di Shenmue sapremo poco o nulla. Non ho questa sensazione che non sarà questo le 3 Shenmue. È già stato in un certo senso quello scorso, comunque una campagna lanciata e veramente ha fatto successo, diciamo, e non sarà però questo le 3 in cui Shenmue ritornerà in maniera con prepotenza, diciamo, e sarà quella finalmente di The Last Guardian. Secondo me lo rilasceranno finalmente entro questi ultimi mesi, quindi penso che sia quello di The Last Guardian e di Kratos, che protagonista o meno, credo meno. Lo ritroveremo a breve anche lui. Ho fiducia nel ritorno del nostro amico, okay. Simpaticissimo. Ora Giovanni? Secondo me, come detto prima, riprenderemo un po' il concetto della console war di 4 anni fa. Quando sono uscite le console? 2013. Novembre 2013. Sì, quindi 3 anni fa. Quindi secondo me Sony punterà non tantissimo, però secondo me qualcosa ci dirà riguardo anche a una possibile PlayStation 4 Slim. E chissà se queste fantomatiche specifiche di PlayStation 4 Neo verranno svelate proprio per andare contro Xbox. Vai social. Intanto anche il social ha voluto rispondere a queste domande. Sono usciti altri nomi riguardo alle aspettative dei protagonisti della conferenza Sony. Uno di questi è Red Dead Redemption 2. Sì, è vero, verissimo. Sarebbe una vera bomba questa. È trovata la mappa completa, sì. Diciamo, recentemente anche un'immagine leak. E invece no. No, invece no. Io potrebbe. Sì. Questo è per far condizione, diciamo, no a tutto. Sì, però sì, è plausibile. Potrebbe essere una vera bomba. Anche un remastered del sì, primo potrebbe capitolo. Potrebbe fare il nome. Visto che ne abbiamo viste poche. Potremmo sentirlo queste tre, magari. Poi un altro nome fatto è Devil May Cry, un nuovo capitolo della serie Devil May Cry. Anche quello rumor che circola è un Devil May Cry 5. Questo lo mettiamo insieme all'altro nome fatto che è Resident Evil 7. Allora, se posso rispondere io a queste ultime due cose, a distruggendo di tutti i sogni. Questo comunque lo diciamo messo insieme perché entrambi i P di Capcom che è al lavoro su una serie di progetti, uno di questi è Dead Rising e il secondo potrebbe essere uno di questi due nomi. Io invece vado a distruggere i sogni, non so chi sia l'utente che ha scritto questo commento. Allora, a tutti è Andrea
DG86, okay, che chiede Resident Evil 7. Ciao Andrea, allora il problema di fondo che prima delle tre, o meglio prima della conferenza Microsoft, la certezza era che Capcom sarebbe arrivata alle tre con calma, perché il ragazzo dice già minchia morale a zero quest'anno, quindi con delicatezza perché sennò ce lo facili. La certezza sarebbe stata che Capcom avrebbe presentato un solo titolo, e è stato, ossia Dead Rising 4. Magari, anzi sarei contento di essere smentito, ma al 99% il titolo è quello. Resident Evil 7 la vedo abbastanza dura. Devil May Cry 5 io ce lo vedrei. Fattibile, ce lo vedrei bene, perché in questa generazione di console manca un titolo, sì, alla Devil May Cry. Concordo. Dunque sarebbe bene. Un altro piccolo appunto, questo chiedo scusa, anche siamo noi ignoranti. Kingdom Hearts 2.8 conterrà i seguenti contenuti, ossia Kingdom Hearts Dream Drop Distance, il Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, un altro tipo di Birth by Sleep, un capitolo a parte, un prologo del Birth by Sleep, quindi mi sono confuso, ci siamo confusi anche noi, scusate. E il capitolo non è Unchained, perché quello uscirà per mobile, arriverà anche in occidente, arriverà un Kingdom Hearts X. Sì. Quindi mentre Unchained X è quello per mobile, che arriverà anche in occidente nel corso dei prossimi mesi. Certo, questo gioco di nomi non aiuta. Quindi vi chiediamo scusa, in primis io, perché ero sicuro del Birth by Sleep. A tal proposito, Kurameshi ha una domanda che io definirei più che legittima, perché dice: ma ogni tiro secondo voi non esce? Ma allora, ma che cacchio esce? Che cacchio c'è PlayStation VR? Sarà che noi costantemente dalla mattina alla sera scriviamo e mangiamo news a campana e colazione? No, qua però ci corre in soccorso Biscottino, un profetico Biscottino, che non ho capito se l'ha fatto apposta o meno, ma io voglio avere fiducia in Biscottino, perché The Legendary Biscottino, perdoni signor Biscottino, che dice questa... questa live è piena di sogni, sogni scritti in maiuscolo, e non ho capito se è un riferimento a Dreams di Media Molecule, che sicuramente quello ci sarà alla conferenza Sony, che per chi non avesse capito, Dreams è quello conosciuto meglio come simulatore di LSD. Quindi quel gioco un po'... un biscottino profondo. Strano, sì, che ti permette di creare, diciamo, i tuoi sogni, i tuoi livelli, quella sorta di simulatore di giochi, quel gioco che ti permette di creare giochi. Sì. Ma comunque, riprendendo la domanda di Urameshi, ok, abbiamo detto questo non c'è, ma che cosa c'è quindi? Lo dicevo prima che è molto enigmatica, per questo la dovremo seguire con attenzione, con ansia. Di certezze vere e proprie sono Call of Duty Infinity Warfare, sì. Sarà incentrato lì, con magari qualche presentazione dei contenuti in esclusiva, sì, sicuro, sicurissimo, con Activision sul palco. Skylander, sì. Skylander sicuro. Destiny con 100%, perché stessa cosa che è caduta con Call of Duty, perché è sempre Activision, infatti, esatto. Quindi vediamo questo rapporto ferreo tra Sony e Activision. I contenuti, penso in anteprima o qualcosa sempre di Rise of Iron o I Signori del Ferro, arriverà penso come sempre, magari qualche arma quest come è successo con il Tekken King o non ricordo. Poi Dreams, come già citato, No Man's Sky. Anche se dopo il massacro dell'ultimo mese con le minacce di morte a Shamarre e compagnia bella, anche lì non so se conviene esporsi ancora. Forse qualcosa di Horizon, anche se è stato già... Sì, Horizon, a mio avviso ancora Watch Dogs. Rise of the Tomb Raider. Sì, a mio avviso ancora Watch Dogs. Perché si è venuto a sapere appunto... Rise of the Tomb Raider. Rise, perché dovrebbe uscire finalmente con un po' di ritardo. Tanto, un pochissimo, vabbè. Sì, quello, poi God of War, io ce lo metto come quasi sicuro, perché è un link potentissimo. E PlayStation 5. No. PlayStation VR. VR, secondo me, qualche titolo VR. Soprattutto Until Dawn, che c'è uno spin-off per VR. Until Dawn, è vero. Poi che altro? Oddio, memoria non ne ho. Ci sei di supporto? DLC di Uncharted. Qua riguardo le speranze... non vorrei partire con noi episodio perché io faremo un cartello, facciamo partire ogni volta che dicono ma no Medieval vai mettiamo le spine, pre-show è finito, tutti ragazzi, ormai siamo una generazione diversa. Arcangelo 96 dice: vorrei darvi una chiarezza in più su Kingdom Hearts 2.8, e poi non l'ha più data.
Però non lo so, sì, dacci questa chiarezza in più su Kingdom Hearts 2.8, che poi nerdoni Kingdom Hearts vedo che vi siete caniti dopo la mezzanotte, diventate aggressivi come Gremlin. Esatto, io ormai sono questo, non capisco, non c'è più niente a parlare. Però condividi con noi questa chiarezza, ok, ma lo fanno apposta. Se questa notte annunciano Silent Hill, Pitti esco fuori nudo, correndo e piangendo. Mi sa che puoi rimanere vestito, sì, perché Pitti non lo vedrai mai. O lo vedrai sotto un'altra forma, cioè lo vedrai che non si chiamerà Pitti, non avrà la licenza di Silent Hill. E avrà il logo con Kojima Studios. Esatto. Sarà completamente differente, distrutterà quei concept Kojima, che avevano creato. E... Chissà se Kojima... Lo vedremo Kojima? Sul palco Sony? No, sul palco è improbabile. Okay. L'ultimo, tanto per dar voce al commento appunto di Arcangelo, è arrivata la sua precisazione su Kingdom Hearts. Allora, Dream Drop Distance è il gioco per 3DS riadattato per PS4 Birth by Sleep 0.2, e dopo il primo Birth by Sleep durerà quanto un mondo normale di Kingdom Hearts. Okay. E Kingdom Hearts X sono una serie di filmati che raccontano 10 anni prima di Birth by Sleep. Senso? Sì, grazie mille, veramente è stata una precisazione utile. Direi prima, di... Sì, prima di andare al cambio, veloce Gran Turismo, sì, Gran Turismo probabilmente ci sarà. Sì, 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 anche se hanno già detto tutto, come anche ormai le consuetudine vuole, qualche mesetto fa all'incirca. Direi di fermarci, ringraziare innanzitutto i nostri partner, ossia Gigabyte, TT, Red Bull, Corsair. E ringraziare i ragazzi di Game Legends, VMAG, VR Gamer e tutti quanti, e diamo il cambio con nuovi ragazzi pronti per la conferenza pre-show Sony e Sony. Welcome everyone to the PlayStation E3 2016 press conference pre-show. I'm Anthony Carboni. Woo! I'm so excited to be here. I'm Meredith Molinari, joined by the one and only Sid Schumann. Reporting in for E3 2016 duty. It's going to be a great show. I can feel it in my bones. Absolutely. Now, the big show starts in just a few minutes, but up until then, we have got a lot of exclusive content for you. We got some new games to show you. We got some developers coming up to the stage. Sid, what do we have coming up? We got exclusive after exclusive after exclusive. We're going to be hearing from the guys who work on Bound. We're going to be hearing from Call of Duty Infinite Warfare. We're going to be hearing from Pyre. That's a super giant game. I know you're a big fan. Lots and lots of exclusive trailers coming. Obviously, the big press conference just 30 minutes away. Anything could happen. Literally anything. I mean, last year was so impressive and blew me away. I just know that this year they're going to have even more surprises, and I really just can't wait. That's the thing, is there are things that we cannot even conceive of, right? But there are some things that were announced last year, and all we saw was just like a split second. Yes. Right? Last teasers, year, little tiny teasers. Yeah, last year I kept saying dreams come true because it's like they went into my head and everything I was waiting for got announced, right? We saw The Last Guardian. We saw the Final Fantasy VII remake. And then Horizon Zero Dawn, which blew me away. I really would love to see more about that this year. I have a feeling we're going to see a lot of that this year. And I just love the look of Horizon Zero Dawn. Yeah, when that popped up last year, I was just like, oh, cool. Yeah. This is a world that I have not seen before. You were just like, totally robot new. Dinosaurs, I'm sold, sign me up, take my money, here we go. That's all I want. Sid, what are you looking forward to? Man, I mean, anything could happen, right? I mean, this is the PlayStation E3 press conference. It's defied expectations, I think, a number of times in the past. I have no idea what we're going to see in there in, you know, less than half an hour. But, I mean, I don't know. I almost don't want to speculate. In fact, I will not speculate. Well... We can speculate on this. Speculate for me. Here's a speculation we can make. We have a much more concrete idea of what's going on with PlayStation VR now. Great point. Yes. We know it's coming in October. The pre-orders are in. We've started seeing a lot of great titles, right? I freaked out last year when we saw Super Hypercube. Oh, yeah, that's a good one. You know, there was so many things on Res Infinite with VR mode. That one changed my life. I never played it on PS2. I never played all the other versions, but Res Infinite on
PlayStation VR made me a believer like that. Incredible. So I think it's safe to say we're going to see a lot more VR stuff in just a few minutes. Meredith, is there anything in the back of your mind that you're really hoping we see? You know, there's so much. I mean, I am really excited about VR. We saw a lot at PSX, mm-hmm. And 100-foot robot golf. I love those games that are like just silly, stupid, play with your friend games. Yes. And I'm really hoping that I get a chance to play that. You might be playing that a little later this week. Oh, maybe I will. Yeah, because this is actually just the start of a big party. We're going to be doing a PlayStation live cast for the rest of the week here after the press conference. Lots more to see and do. I think it's 70, 75 games somewhere in that neighborhood. Lots and lots and lots to play, lots to watch. You couldn't get it to 100? We couldn't squeeze in 100? Next year. Next year. Every year it gets bigger. But, you know, why waste time? I figured let's get some exclusive content on the pre-show here as we get ready for the press conference. And one of the titles I'm most interested in coming into this E3 is this title called Abzu. Yes. Come on up, Matt. We want to talk to Matt a little bit about this game. Matt, welcome. Thank you. I love the name of your studio. Giant Squid. Giant Squid. I am a huge Giant Squid connoisseur. There's a difference, though, between the Giant Squid, the Colossal Squid. Are you into all those little distinctions? We know way too much about fish all at right. this point. So I want to talk a little bit about this game, Abzu, because this is something that's just a little bit different. It's not, you know, you're not like blowing away marine life. You're actually kind of tranquilly sort of swimming around in the ocean. So right. tell me a little bit about the hook of this game. Well, we looked at all these underwater games and we thought, you know, we really wanted something that was a little different than was already out there. And when I go scuba diving myself, I'm always interested in being very free in the water. So Abzu is really a game that tries to evoke the dream of scuba diving. You can do anything you really want to do in the water. You can breathe forever. You can stay under as long as you want. And you're very acrobatic. You could not do that in real life, by the way. You could not do that in real life. So do not try this at home. Yeah, exactly. Now, so that's what Abzu is. I don't want to spoil all the surprises in Abzu. I mean, this is coming to PS4. It looks absolutely gorgeous. When we checked in with you last E3, the game has gotten more magnificent since then. Really a looker. Is there hope of potentially finding the creature that inspired the name of your studio somewhere in this game? I don't want to spoil it, but we definitely have hundreds of different species of all different sizes. Oh, shapes and sizes. Yes. I love all the different shapes and sizes. You know, I heard you brought some exclusive new footage of Abzu. Yes, we have a new trailer. Bentornati amici su Real Players. Qui con noi stavolta c'è Tizio, pronto per la live PlayStation, Sony quindi, sempre l'FK Store, e vi presento i miei baldi compagni in questa avventura notturna, che sono... Cominciamo con l'ultimo in fondo, il capellone. L'ultimo arrivato. Alberto Alistair, come vi pare? Davide Benny Benici di Vinette. Patrizio Peter Coccia di Vimeg. Non so, ricordavano da dove venivano, eh? Erano un po' incerti. Benny soprattutto, ormai dopo due giorni di live siamo tutti quanti impossibilitati. Sul social c'è Leon, sempre di Game Legends, vi saluta. Forse. Salve a tutti. Okay. Lui c'ha il microfono personale perché lui è figo, noi invece non siamo tristi. Scherzi a parte, in regia c'è Francesco di FK Store. Insomma, siamo pronti per questa conferenza che deve partire a breve, se non ho capito male. Ora a schermo vediamo qualcosa di strano. Vedo una cosa che in cell shading, ragazzi, che cos'è? Lo sapete voi per caso? No, purtroppo no, perché siamo subentrati nella parte di preconferenza quando ormai il trailer stava già iniziando. Non mi sembra di riconoscere qualcosa che abbiamo già visto, quindi forse è un titolo indie che Sony ha deciso di giocarselo in questa parte di preconferenza. Indie che Sony quest'anno abbiamo visto li ha sfruttati praticamente come fossero una manna al cielo, quasi scarna questa PlayStation 4 di contenuti. Nel frattempo Benny si stappa una Red Bull, che ricordiamo il nostro ennesimo sponsor, che ci ha tenuto svegli, e infatti senti come sono carico in queste Abzu, serate. Abzu. S4 e Steam. Allora, Indie Game a palla. Ancora una volta questa fusione fra Steam e console PS4. Come la affrontate questa cosa voi personalmente? Vi piace il fatto che sia interconnessa la Play con il sistema PC? Benny. Sì, mi stavo concentrando su quello che diceva, la domanda era? La domanda era come interpreti la connessione che c'è dall'ultimo anno fra Steam e la PS4. Cioè il fatto che molto spesso cioè, chi esce su PS4, un po' come Indie, esce pure su Steam e viceversa. Beh, la strada è quella, diciamo che penso sia la risposta da parte delle console
ha questa tendenza dei giocatori a tornare all'ambiente PC. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 5 anni fa, diciamo, c'era la tendenza opposta, l'ambito PC era quasi morente, c'era lo strapotere delle console, soprattutto dopo il periodo della Wii con i casual gaming. Adesso invece c'è la tendenza opposta. Per fermare questo esodo, ognuno si sta muovendo come può. Sony appunto sta ricorrendo a queste strategie, Microsoft l'abbiamo visto qualche ora fa con questa struttura, diciamo, uniformata che unisce Windows 10, Windows 10 al servizio Xbox. Vedremo se PlayStation ci offrirà maggiori dettagli durante la sua conferenza oppure no. Io penso che invece, come ha detto Benny, comunque sì, abbraccia, cioè, e si va a ampliare proprio il mercato, nel senso, se io prima non posseggo una PlayStation 4, sì, io con Steam posso comunque recuperare il gioco, quindi non vedo quale sia il problema comunque di poter ampliare la fetta di mercato. Alistair, ti vedo preso, che stanno dicendo oltreoceano? Beh, stanno parlando un po' del gioco che abbiamo appena visto, e da quello che riesco a capire, sì, parlano di una specie di ballerina game, come dicono loro. Il termine non l'ho mai sentito, però credo si riferisca al fatto che sia un po' come, non so se avete presente, ma Soft Body, comunque un gioco che userà PSI molto probabilmente, quindi ho capito, il nostro corpo come controller. Questa è una supposizione, però potrebbe essere, potrebbe da quello essere che capisco è così. Anche io sinceramente sono un po' rotto le scale di questi indie, che intanto ce ne frega niente, parliamo sempre di tripla alla fine dei conti quando siamo fuori dalle camere, insomma, dagli schemi. E vi chiedo, cosa vi aspettate da questa conferenza Sony? Abbiamo visto ormai, siamo passati per Bethesda, poi abbiamo attraversato il periodo Xbox, passatela così, un po' Ubisoft, che è tutto un po' sottotono quest'anno, devo dire. Io personalmente ho vissuto questo E3 molto molto scarno, molto molto triste. Ragazzi, Sony, ce la giochiamo tutta qui, diciamo, e il momento è questo. Che vi aspettate? Benny sta fremendo, vai! Aspettiamo Kingdom Hearts 3, The Last of Us? No, vabbè, questa è una piccola parentesi, in quanto prima abbiamo parlato abbastanza di queste grandi attese, che però sono poco plausibili. Abbiamo affrontato l'argomento prima in maniera abbastanza prolissa, quindi non ci rientro. Io personalmente cosa aspetto? Sono curioso di vedere Dreams, appunto, il gioco di Media Molecule, i creatori di Little Big Planet, che potenzialmente è enorme, è un gioco che ti permette di creare giochi. Santa Monica, intanto schermo, ti interrompo un secondo, vediamo che ci propongono. Ah, è sempre lui. Sempre. A meno che non è. La grafica sembra quella. Sì, oggettivamente sembra quella. Non è Dreams. No, sicuramente. Sicuramente non è Dreams. Almeno per ciò che ho visto negli articoli fatti durante l'anno, non mi sembra. No, non è assolutamente Dreams. Ah, ecco perché Ballerina Game, ballerina sta ballando Games, mentre salta. Questa pure è un'altra delle forme di danza classica. Il comparto artistico comunque è bellissimo. Comunque vediamo come, soprattutto nei titoli di indie, per spiccare ormai si cerca sempre di rincorrere questa vena un po' poetica, questo stile artistico, molto animale, evocativo, per farsi notare, magari per là dove non arrivano i mezzi con il classico engine spaccamascella, certo, alla Battlefield 1 arriva la creatività, quindi ti impressiono attraverso la forza dell'arte. Poi vai a vedere tutto questo come si traduce in gameplay. È un po' quello che mi risponde, infatti ti stavo per dire molto bello scenograficamente, puoi restare quasi smascellato, passami il termine, guardandolo, ma mi domando com'è poi a livello di gameplay vero e proprio. No, questo è Bound? È un altro, il social che mi fremiona, Simone mi evoca, dimmi Simone. Dal lato social propongono titoli come Resident Evil 7. Magari non l'avevamo qualche sentito. Qualche novità su Yakuza, come era stato calcolato. Addirittura Ace Combat dovrebbe tornare, questo Ace Combat con supporto VR, era già stato annunciato. E poi a gran voce richiedono come una sorta di, come posso dire,
con una grande richiesta viene, come ho detto, chiesto Crash Bandicoot. La gente si accontenta sia di una remastered che di un remake da zero. Allora, remake, qua parliamo di remake, ormai è una parola che sta su PS4, ci sta insomma attanagliando in questo mondo, e vi chiedo un remake di Crash. Come lo affrontereste, come lo vivreste e come vi verrebbe in mente? Alistair? Mi sono più giovani di noi, per l'altro. No, comunque sì, Crash Bandicoot è un classico intramontabile. Comunque già abbiamo visto che i giochi platform stanno tornando, come indie game stanno... PS4 sta raccogliendo un po' tutti i generi, non fa molte discriminazioni. Quindi io ce lo vedo comunque il ritorno di un platform, o comunque di molti platform. Ad esempio, Yooka-Laylee dovrebbe... tornare, ho detto tornare, ma in teoria è un nuovo platform che si ispira ai vecchi. Quindi secondo me la possibilità di un remake, soprattutto adesso, ci potrebbe stare. È molto sensato. Patrizio? Io invece la penso un po' in maniera opposta. T'ho visto infatti. Perché Crash è bello anche adesso. Certo. Però per le potenzialità delle vecchie console. Adesso con la potenza della PlayStation 4 così, non lo vedo molto... lo pensi anacronistico, quindi? Sì, esatto, non è fuori dalla sua forma classica, non lo vedo bene. Ma troveresti, secondo te, il ragazzino che si approccia un po', perché Crash è stata la mia infanzia, no, personalmente parlando, e... ricordo che io nacqui con Super Mario, poi arrivò Crash, e Crash fu un'esplosione, dice wow, la profondità, si entra dentro il 3D, guarda che bello, insomma fu una cosa particolare per noi piccoli dell'epoca, insomma. E ti chiedo, come lo affronteresti oggi un Crash sulla base di ciò che c'è stato dopo? Ricordiamo che per i bambini, forse i bambini che oggi sono grandi, vero, ti dicono Ratchet & Clank, quindi come lo affronteresti oggi un Crash, come lo vorresti vedere? Non ne ho... proprio non ho idea di cosa potremmo aspettare un Crash Bandicoot con nuove tecnologie. Potrebbe essere aperto a qualsiasi tipo di genere, potrebbe diventare qualsiasi cosa fondamentalmente. Abbiamo un nuovo trailer. Nel frattempo un nuovo trailer di un first person shooter team match di cui parlavamo prima mentre stavamo chiacchierando noi. Magari Crash Bandicoot. Magari Crash Bandicoot è poi... Così sicuramente la nuova generazione la conquisti. Quello senza dubbio. Sembra la risposta di Sonya a Titanfall. Crash ci regalò un bazooka nel terzo capitolo a noi vecchi veterani, insomma, della cosa. Ok. È già disponibile su PC. Questo gioco qui? Già... Sì. Ok, non lo conosco. Ah. Di che parla? Purtroppo non l'ho mai seguito, ma sono abbastanza sicuro che fosse già stato annunciato in passato, credo anche disponibile su PC, o forse era solo... Guarda, siamo forti di una cosa, abbiamo Simone Lelli qui con noi, che lui praticamente è socio di Steam, nel senso che lui compra tutto, quindi raccontaci un po' cos'è questo gioco, lo conosci? No, io più del gioco volevo sottolineare un paio di cose. Sembra che le richieste interessanti per PlayStation le facciano a me e non a te, Benny, in quanto hanno proposto un sequel di PlayStation All-Star Battle Royale. Cosa che prima era proprio scomparsa da internet. A prescindere da tutto questo, continuano i miliardi di hashtag con Crash, We Want Crash Back. E un commento molto carino è stato fatto da Marcus Zero Dark, che in primis ha detto: questo gioco è uno spettacolo per la vista. Parliamo di Bound, sì, molto Bound, particolare. Sì, Ballerina Game. In un secondo momento risolvi il puzzle con passi di danza, ma forse no. Non capisco se è più una critica o un... non abbiamo visto praticamente niente del gameplay, quindi... Qualche saltello. Esatto. Comunque, perché chiudo un attimo la mia connessione, tra virgolette, sottolineando il fatto che questo gioco, hanno appena mostrato Hoken, sarebbe uno dei primi giochi esclusivi PS4 sparatutto, cosa che di solito è sempre stato per Xbox. Quindi forse questa cosa qui... Un altro video, attenzione, ci bombardano. Sono contento, però ci stanno sviscerando gli indie, così magari non ce li abbiamo in conferenza vera e propria. E lì ci lasciano tutte le bombe. Sì, potrebbe essere. Simone al sociale che si sta fomentando. Fantastica sta scena. Io ho visto una cosa, mi sembrava un pacchetto di Airstone, devo dire la verità. Mi sono così spaventato a un certo punto. No, era per dire, nel senso che per l'ennesimo gioco di carte mi sta per venire in mente questo, insomma.
Qua vedo un Thor un po' particolare che spara tuoni a rotta di collo. Questo è curioso. Non sembra male, essere onesto. Sembra molto gameplay e poca grafica, il che non ci dispiace in questo momento. Diciamo che dal portfolio dei creatori abbiamo visto Bastion e Transistor, che sono due giochi molto originali. Il secondo Transistor principalmente nelle sue meccaniche di gameplay. Mi è piaciuto molto. Bastion nella sua narrativa, il colpo di scena finale, che ovviamente non spoileriamo. Come faccio una domanda invece a bruciapelo. L'anno scorso stavamo tutti quanti qui in l'FK Store e ci domandavamo: ma che fine ha fatto The Last Guardian? È il gioco fantasma, non esiste, non è vero. Poi ce l'hanno presentato, l'abbiamo visto, abbiamo visto che questa sorta di topo gigante che ci segue non lo possiamo guidare, ma ci darà una mano comunque nel gioco. Speriamo che la IA capisca sempre quando stiamo cadendo. Ma a parte questo vi chiedo, che ne pensate? Lo mostreranno secondo voi? Patrizio? Sì, secondo me sì, perché comunque è uno di punta della Sonic, quindi a distanza di un anno credo che sia arrivato il momento di mostrare qualcosa in più. Benny, pensi che arriverà a breve o ce l'aspettiamo già da fra un anno ancora? Entro la fine dell'anno. Ecco fatto, Benny è categorico, entro fine anno esce e basta. 96,76%. No, a parte che comunque era stato distribuito, mi sembra un tagliandino, non mi ricordo entro quale gioco Sony che annunciava l'uscita di The Last Guardian entro la fine dell'anno, ma a livello di comunicazione e marketing non credo che Sony voglia giocarsi questo, facendo le corna, questo E3 partendo con un rinvio di un IP così importante. In caso si sarebbe tolta subito la patata bollente annunciando già in precedenza un rinvio. Se non ha parlato, secondo me è perché è sicura di mantenere le promesse fatte. Personalmente parlando, abbiamo visto anche mentre scrivevamo un po' per tutte le nostre estate, quest'anno è proprio mancato, cioè The Last Guardian si è mostrato forte all'E3, poi è mancato veramente qualcosa durante questo arco narrativo. Secondo te, e poi giro anche la domanda a Alistair, secondo voi in questo caso, la mancanza di news è dovuta al fatto che sto per lanciare la Fanta Bomba qui nell'E3 oppure no? Vai. Molto probabilmente secondo me sarà il titolo di punta di questa conferenza Sony, infatti ci spero... Titolo di punta? Sì, sarà la bomba finale, infatti credo che lo lasceranno per ultimo, intanto ci faranno vedere questi indie game... tutti adattamenti, adesso stiamo vedendo Eagle Flight, sono tutte piccole cose che porteranno... Social. Tre sono i principali topic che girano adesso sia su Twitter che sulla nostra chat. La prima è: perché la Sony ha scelto di non mostrare PS4 Neo in questa conferenza? La seconda, che è una chicca abbastanza particolare, molti tweet stanno sottolineando il fatto che la ricerca di giochi è già stata compiuta, diciamo, è già stata soddisfatta dagli indie mostrati fino ad adesso. Okay. Molto particolare, contando che pochi anni fa invece era il contrario, gli indie erano quasi uno scarto. La terza cosa, sottolineano molto il fatto di voler vedere titoli per PlayStation VR. Allora, adesso faccio una domanda a loro invece, vi giro la cosa. Risposta secca 1, 2, 3... PS4 Neo e Project Scorpio, se vogliamo, pro o contro? Beh, una parola secca, pro o contro? Sono pro o sono contro? Se usato con VR, sì. Ok, quindi pro a metà. Benny, pro o contro? Pro. Pro. Patrizio? Pro pure tu. Quindi, diciamocela chiaramente, questa current gen non vi è piaciuta. È stata... Patrizio. È stata povera. Esattamente, sono d'accordo con te. Benny? E quanto tempo abbiamo per parlarne? È un discorso più complicato. Vabbè, non troppo complicato, diciamo, no, allora, stendicela. Il senso della mia risposta è che secondo me il ciclo di vita della tecnologia, anche delle console, si sta accorciando, quindi c'è bisogno di un'innovazione. Però, rispondendo anche alla domanda sul fatto che comunque non sarà presente la conferenza Sony il nuovo modello di PlayStation 4, secondo me la scelta giusta, perché un certo tipo di clientela ha bisogno di un po' di tempo per assimilare questa informazione, quindi da questo punto di vista secondo me la Microsoft ha fatto un po' un rischio a in 40 secondi o comunque 1 minuto e 30 quando durava quel trailer a giocarsi subito questa notizia, che ha bisogno di più spiegazioni e più tempo per essere assimilata. Qua scatta un'altra domanda, allora vi chiedo: Microsoft l'ha presentata e va bene, ci abbiamo visto un po', un po' sì un po' no, un glimpse quasi dell'oggetto in sé.
a hacker, that's very interesting in our game. Outstanding. So we're just minutes away from the PlayStation press conference. Thank you so much for coming by. It's a pleasure. I want to check out a trailer for Watch Dogs 2. Yeah, let's roll. Let's do it. John here in San Francisco costs $350. Home to smart houses calibrated to anticipate your every need. You're listening to Rocket Grid. Xbox, la maggior, c'erano gli utenti più skillati, che ovviamente sono figo, fa tutto parte di un percorso di Microsoft che è iniziato da qualche anno, tutto parte di un grande disegno divino, diciamo, e altri che invece chiedevano, ma quindi i giochi saranno compatibili solo per Scorpio, ma quindi qual è quella 4K, ma quindi adesso io devo buttare la console, insomma la gente non ha capito niente. Come al solito. Social. Allora, il nostro pubblico si divide. Andrea Digi 86 è pro, Geggio 90 è pro. Andrea Digi sottolinea che è pro soprattutto perché ha un Samsung Curve da 55 pollici, pro, lo guarda. Ok. E mentre Light God è contro perché reputa il tutto troppo presto, troppo prematuro. Sì. Qua volevo infatti Patrizio, ti volevo chiedere a te, Patrizio, che continuando il discorso che faceva Benny, pensi che la current gen abbia già dato tutto quanto, no, cioè che l'hanno veramente così sfruttata appieno queste console? No, assolutamente no, guarda per esempio il percorso di PlayStation 3, i titoli grandi, importanti come GTA 5, sì, abbiamo visto alla fine del percorso della console. Molto alla fine, molto dopo quasi stiracchiati, esatto, stavamo. Quindi adesso bisogna aspettare ancora a vedere effettivamente queste console quanto potenziale hanno, sfruttarlo al massimo e tirare avanti finché non l'hanno davvero svuotata di tutto quello che può dare. Trovo una cosa, vi chiedo invece, grazie a Greta Benny questa, non trovate che c'è un po' una sorta di corsa agli armamenti? Nel senso, stiamo facendo uscire il VR, stiamo facendo uscire tanti visori per questa cosa 3D, giriamoci, guardiamoci intorno, corriamo e facciamo cose. Queste nuove console, è uscita proprio pochi giorni fa la nuova scheda grafica 1080, fantastica e magica e bellissima, di tutte quante le marche che voi potete andare a cercare. Quindi ti chiedo, Benny, da analista del settore, quale sei? Come la vedi? La vedi una corsa agli armamenti oppure una cosa positiva questo tipo di cambio, così immediato? È quello proprio il fulcro della questione. In realtà la situazione è ben diversa da quella di qualche anno fa, abbastanza anni fa, quando c'era il periodo Wii, PlayStation 3. Ormai il giocatore console è tentato dai 4K, dalla stabilità di frame, dal mito del PC Master Race. E quindi per fermare questo esodo le console si devono adattare per non morire. E c'è bisogno appunto di un ricambio di tecnologia. Quindi in realtà no, la PlayStation 4 secondo me non ha dato tutto. Però se vuole continuare a tenersi a sé quei giocatori che sono ammaliati dal PC dell'amico che sì, riesce a far girare Overwatch a Ultra mentre a te ti scatta, deve avere un cambio di console, di PS4 Neo. Comunque quello che penso è che anni fa si diceva sempre, c'era sempre la spaccatura, no, fra l'utente PC e l'utente gamer, insomma, console. E tante console cosa faceva? Ti diceva comunque, vabbè, io torno a casa, prendo il disco, non fio dentro, mi parte, non devo fare aggiornamenti, non devo cercare driver, non devo cercare plugin, non devo cercare niente. Quindi vi chiedo, questo fatto è così ancora oggi, visto che oggigiorno vediamo tante cose, tanti, come posso dire, add-on e tanti download.